အရီဗာအရီဗာအရီဗာအရီဗာအရီဗာအရီဗာအရီဗာအရီဗာ Buongiorno, perché la mia camma è così? Non lo so. Vabbè, non importa. Come state, ragazzi? Cuccioli miei, che si dice to the game. I esports to the game, a few moments later. Ciao, cuccioli! Allora c'è stato un forte rischio che questa live non si facesse perché alle 5 è saltata la corrente in tutto il quartiere. Io sono stato due ore con una sirena che sentivo nell'orecchio perché si è attivato l'allarme della zona e faceva Nino, Nino, Nino. Adesso vi faccio sentire il suono che io sentivo, ragazzi. Non so se potete percepirlo, però ho fatto una registrazione audio. Sentite? sentite. Non so se lo sentite, però ve lo metto un attimo. Si sente, non so se si sente, ragazzi. Io sono stato due ore con questo suono nell'orecchio. Ho chiuso le finestre, tutto quanto, ho tirato giù le serrande per non aver rumore. Ma si sentiva lo stesso. E era saltato tutto. Hai lo stesso problema. Mi sa che abitiamo nella stessa zona, bro. E, e niente, andiamo subito su questa schermata. Ok, ragazzi, siamo carichi o non siamo carichi? Um, oggi cercheremo di finire la prima stagione. Non è una cosa detta a caso nel titolo, ma veramente cercheremo di finirla. E, e vediamo un po' di tirare poi le somme alla fine. Um, oggi è uscito tra l'altro lo speciale dei 100.000 iscritti. Spero che vi sia piaciuto. Purtroppo non sta andando bene, però me lo aspettavo perché comunque non è un video tradizionale, diciamo, è un video un po' particolare. Non è una challenge. Ditemi se l'avete visto, se vi è piaciuto, e queste cose qua. Io intanto cerco di risolvere la cam che vedo che dietro vibra un pochino Ok, ora non vibra più. Aumentiamo un po' la luce O la diminuiamo un po'? Diminuiamo un po' la luce E andiamo raga Ok Tra l'altro sono andato in palestra raga Ma eh, non ho fatto pesi oggi Vi spiego perché no, Devo aumentare un po' la luce, è un po' troppo buia raga È un po' troppo, ma forse devo accendere google Vabbè, perché ragazzi come vi ho detto Il 2 giugno devo fare la partita Devo fare una partita, diciamo molto importante In uno stadio e il fatto che io devo giocare una partita in uno stadio mi mette ansia perché comunque sono fuori allenamento. E quindi oggi sono andato ad allenarmi, a correre e sono riuscito, ragazzi, a fare 17 minuti di corsa di fila. Gran traguardo contando che non mi alleno da, da, da secoli. E quindi, quindi sono contento. Fatemi vedere cosa mi è arrivato di promemoria, notifiche. Notifiche: comprare crema e comprare proteine per la palestra, poi le comprerò. Che poi proteine, in realtà, è il bibitone, vabbè. Ti hanno ripreso 20 volte in quella partita. Che partita, Cavalier? Che partita, Cavalier? Contatore degli iscritti l'ho già messo, Filippo, dovresti vederlo. Come sta la Buba? Bene, la Buba. Tanto voi che siete fedelissimi delle live, ragazzi, la conoscevate già la Buba. La conoscevate già la Buba perché viene sempre, quando siamo in live, ogni tanto passa. Quello dello speciale. Ti hanno ripreso 20 volte. Ah, nella mi hanno recuperato. No, vabbè, ragazzi, ma. Chi, chi di voi ha visto lo speciale? Quanto è assurda da 1 a 1000 la partita quella alla fine? Cioè, una roba folle. Tra l'altro, voglio farvi un sondaggio. Un sondaggio per vedere quanto è diverso il pubblico. Vi chiedo. Oh, eh, mamma mia. Mamma mia. Vi mi volevo chiedere se avete visto lo speciale. Rispondete sinceramente perché, tanto, io non so chi di voi ha votato. Vedo solo dei numeri, no? Quindi ditemi sinceramente. Avete visto lo speciale 100k? Sì o no? Voglio vedere sinceramente, rispondetemi eh E ragazzi qua allora siamo 77 di overall Quindi stiamo crescendo molto bene E, e niente abbiamo 85 Ah a... qua possiamo vedere la nostra statistica Tipo come fosse la carta di Ultimate Team 85 velocità, 81 dribbling, 74 tiro. Ok, non siamo ancora così forti, però iniziamo a destreggiarci. Vediamo, vorrei vedere se siamo anche capocannonieri, si può vedere? Siamo capocannonieri, 21 gol in 24 partite. Ormai in Serie C siamo dei trascinatori, dobbiamo solo arrivare primi. Perché vi ricordo che noi siamo in Serie C, perché siamo al Borussia Dortmund B. Non siamo la prima squadra del Borussia Dortmund, è la nostra prima avventura a 18 anni. Vediamo se avete visto lo speciale. Chiudi. L'80% di voi l'ha visto, il 20% no. Ok, vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. Ci sta. Volevo giusto farmi un'idea. Tanto, quello, quello è di quei video che piano piano gira poi nel tempo. Visuale da cambiare come al solito. E niente, ragazzi. Oggi tra l'altro ho provato a tenere spenta la luce. Guardate, vi faccio vedere. Se l'accendo cosa cambia. Ditemi voi se la preferite accesa o spenta. Ok, così a accesa. Così a accesa. Perché la mia luce lampeggia? Ah, forse perché prima è saltata la corrente. E io come faccio, mo', raga? Aspettate. Ho la mia Guardate la luce come lampeggia. La luce della stanza lampeggia. E io come faccio? No, raga, non ci credo. Raga, guardate la luce. E io come faccio, raga? Qualcuno di voi sa come si fa? No. Non ci credo, raga. Vabbè, adesso la spengo. Poi stasera... Ma non ci credo. Ma perché se devo tipo... Ri... Risettare. Ah, ok. Aggiustata Boh. Ho fatto spegni, accendi, spegni, accendi. Non so se è smart, ma lo scopriremo a breve. Vediamo. Ok, sì. Vi piace più così che è accesa o così che è spenta? Ditemi voi. A me è spenta mi rilassa un po' di più, eh. Tanto professionista. Siamo più intimi se è spenta, ecco. La stanza è diventata una discoteca? Esatto, esatto, esatto. Accesa, spenta, spenta, va bene, non cambia niente. Spenta, ok, spenta, è più intima. E allora, ragazzi, posiamo il telefono. C'è da concentrarci, c'è da finire la stagione, c'è da vincere il titolo della. Come si chiama la Bundesliga? La Serie C della Bundesliga? Non lo so, forse si chiama 3.liga c'è cioè da vincere il titolo della tre punto liga. E poi decidere tutti insieme se rimanere al Borussia B o se andare a fare un'altra avventura chissà dove. Magari al Borussia A, magari in Serie A, magari fuori dall'Europa, magari. Che ne so, in Norvegia. Vedremo, vedremo. Episodio fondamentale, questo, raga. Fondamentale. Fondamentale per la carriera di Willy Venom. E serve il vostro supporto massimo. Quindi cercheremo di fare. Ho un obiettivo, raga, ho un obiettivo che voglio pormi adesso. E voglio farvi un sondaggio così vi rendo partecipi per tutta la live. Vediamo chi indovina. Vediamo chi indovina, ragazzi. Vi dico già che faremo tutta la stagione, come vi ho detto, a meno che non succeda qualcosa di strano. Facciamo almeno un gol ogni partita. Ragazzi, questa è dura, eh. Sì o no? Vediamo, votate, ragazzi, e poi decidete voi. Cioè, poi. E poi ti fate per quello che avete votato. Vediamo se facciamo almeno un gol ogni partita. È dura, eh. È dura, però, secondo me è un obiettivo realizzabile. Non ce l'abbiamo ancora mai fatta in questa carriera. Però questo sondaggio mi stimola a concentrarmi e a essere dentro lo schermo, raga. Perché io ci tengo a Willy Venom. E so che anche voi ci tenete, quindi più facciamo gol più il personaggio cresce. Come fai ad avere 77 in serie C? Eh, chiedilo ai programmatori del gioco, bro, non lo so. Io ho iniziato in Serie C. Stiamo giocando abbastanza bene. Stiamo salendo. Però effettivamente siamo molto forti per la categoria. Eh, si è scoperto che Willy Venom è un fenomeno. Questo ragazzo che è andato a studiare in Germania alla fine si è scoperto essere un fenomeno. Quindi, buh, vediamo, vediamo che succede la prossima stagione. Tanto dobbiamo pensare a far salire il Borussia in B. E poi valutiamo. Ora, concentrazione. Non voglio vedere il sondaggio fino a che non finisce almeno il primo tempo. Passamela. Perché non me la passi? Ah, vedi, fai bene a non passarmela. Allora noi dobbiamo migliorare su alcune statistiche, molto, eh. Ok? Ah, brutta. Bella, comunque, quella cosa che puoi vedere le tue statistiche come fosse tipo la carta di foot. Molto molto carina. Anche perché noi siamo, oh uh, Venom in buca dentro. Ah, sta a vedere che già manchiamo l'obiettivo alla prima partita. Farebbe abbastanza ridere, ecco, farebbe abbastanza ridere, però. Vediamo. Ok. Calma e sangue frio. Oggi è episodio fondamentale. Magari durerà anche un po' di più la live. Vediamo. Ma voglio finire. Tra l'altro, raga, ci cioè avete fatto cosa? Che ogni partita o piove o nevica praticamente. Cioè, ma che roba è? Venom. Non devo però forzare gli ass. Cioè, non devo forzare i gol. Se, se posso fare assist, faccio assist. Ecco. Uh, subito. Mamma mia, stanno già facendo assist. Già dura questa eh, partita. Già dura. Oh, Venom Non abbiamo spazio Lo troviamo lo spazio Venom Ma dove è andato il portiere Ma che animazione ha fatto raga Ma vi prego Ma rivediamolo raga Rivediamolo Ma quanto ha saltato Tiro perfetto Ma che roba è Ma che roba è Ma Spiderman, raga Io so Venom Questo è Spider-Man Vabbè che ruolo ho scelto attaccante Grazie mille per i complimenti per i 100k raga Gol di testa No Tienila 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 Ma tienila bro Vabbè angolo di nuovo Ok abbiamo un altro tentativo Prima abbiamo, nello scorso episodio abbiamo fatto un gran gol da calcio d'angolo sulla riga, sulla riga l'ha salvata il bro, partita tesissima, 0-0 raga, 0-0, dura, 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 vediamo cosa avete votato, ciao Cree, ciao Cree, avete votato sì l'85% di voi raga, siete molto fiduciosi, fatevelo dire, orologi d'oro, ma come orologi d'oro, ma che stai a di bro, orologio, ho il mio solito orologio che ho da 8 anni prima di fare lo youtuber, l'ho comprato, figurati, questa storia dell'orologio fa molto ridere ragazzi, no, 8 anni no, però l'ho preso nel 2018. Forse di... No, 2017. Quando stavo ancora con la mia ex. E sono andata a comprarlo nel negozio dove lavorava lei. Perché lei lavorava in un negozio di orologi, cioè di gioielli. tipo, e sono andato a comprarlo lì. Incredibile. Poi due mesi dopo ci siamo lasciati forse. Però... No, sei mesi dopo ci siamo lasciati. È stato molto, molto incredibile. Eh no, lo so che è la canzone di Tony F. Ma non, non ne capivo il contesto. Veno, ma allarga. Per Steinhardt. No, per Ninjma. Ok. Ok, calma, 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 dobbiamo costruire bene l'azione. Non dobbiamo forzare. Anche se siamo 0 a 0, quindi la vedo dura. Ok? Ok? No, no, oh oh, 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 rigore! No, non è rigore. Anche perché penso che i rigori li fanno battere a noi. Cioè, siamo i giocatori nettamente più forti della squadra. Forse nell'obiettivo era meglio mettere o un gol o un assist ogni partita. Sarebbe stato più fattibile. Perché gol ogni partita, raga. Oh, la vedo dura. Intanto qua ci ricordo che Pareco è andato al Manchester City. E a noi cosa interessa che siamo in Serie C? Vabbè. Forse vuol dire che il Manchester City ci vuole? Non lo so. Lo scopriremo a fine stagione. Spero che arrivino delle offerte decenti a fine stagione, tra l'altro. Brutto passaggio. Ma mia, vero? Come lotta. Grazie mille, Snipfer, per i 2,49€. Ma non dovevi, bro. Ma non dovete donarmi i soldi, raga. Non dovete. Godetevi la live e basta. Già c'è la pubblicità iniziale che vi rompe un po' immagino quindi godetevi la cosa Tra l'altro eh, volevo darvi notizie allora sapete che quando arrivi a 100.000 puoi richiedere il button cioè il silver button E puoi richiedere anche la verifica del canale ho richiesto la verifica del canale che dovrebbero già avermela data O comunque nei cioè mi è arrivata una mail che me l'hanno accettata quindi nei prossimi giorni dovreste vedere il verificato a fianco al canale Prima cosa e l'altra cosa intanto mandami mandami Ma no vabbè va bene uguale eh no non ce la faccio e l'altra cosa è che invece la richiesta del button Mi ha scritto che posso farla tra dieci giorni Perché i sistemi devono ancora recepire Che sono arrivato a quegli iscritti Mamma mia Mamma mia Mamma mia ci dice non arrenderti il gioco Non arrenderti E noi non ci arrendiamo Eh forse era meglio arrendersi Peccato Ha segnato la Salernitana Ma che partita c'è? Io non so Stasera c'è la Juve Ma non penso neanche che la guarderò Ok Calma Partita molto bu, molto in bilico. Non vorrei già missare l'obiettivo alla prima. Venom dentro. Ottimazione. No! Non ci credo, non ho calciato subito. Non ci credo, non ci credo. Ma non è finita, raga, non è finita. Il Borussia dipende da noi. Dobbiamo recuperare palle in qualche modo e provarci all'ultima. Eh, ma è dura, è dura. La palla ce l'hanno loro, purtroppo. Ok, ottimo recupero. Ok, eh, no, 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 no. Dai, 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 ultima azione. Prendiamocela. Ok. Partiamo da soli. Dobbiamo passarla, però. E allora larghiamo di là. Oh, ma cosa mi butti giù, bro? Venom? Se ne va? Lotta? Egoista, qua il Venom. Super egoista. Voleva fare l'obiettivo, e eh, non ce l'ha fatta. Ma Che brutta partita, 0-0 come inizio, raga. Che brutta partita. Vabbè, in caso lo contiamo dalla seconda partita. Il sondaggio, dai. Lo contiamo dalla seconda partita. Il sondaggio, in caso. Vediamo se abbiamo ancora una cosa. Non perdiamola. L'ultimo, ok. Ultima occasione, forse. Ultima occasione. Ce l'abbiamo. Uno di recupero. Uno di recupero. Passamela, bro. Vado da solo, raga. Ultima azione. Non la passerò mai. Non la passo. Non la passo. Eh, ma da qua cosa voglio fare? Non lo so. Io vado. Io continuo. Faccio una finta. Venom. Eh, raga. Gol. Abbiamo fatto gol. Non ci credo, vamos! Dà un mio tiro bruttissimo! Abbiamo fatto un gol! Let's go, let's go, let's go, let's go! Raga, vale lo stesso, dai, cioè partiamo dalla prossima, non importa. Vamo, vamos! Willy Venom ha colpito! Willy Venom ha colpito, guarda lì allora, se ne va da solo, da qua ha provato un tiro veramente difficile. Che ha combinato il loro portiere? Non importa, let's go, 1-0. Importante, importante, dall'ultimo raga Un minuto di recupero ne hanno dati 4. Va bene lo stesso Questo non è né gol né assist ma va bene lo stesso Vamo, peccato che non l'abbiamo fatto noi Il gol ma non importa, non importa Ci siamo, ci siamo Contiamo dalla prossima raga La cosa di segnare ogni partita Wow, 0-0 Cioè abbiamo fatto un gol all'ultimo Ma pareva molto chiusa Però bene, 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 bene No, non è un assist raga, non è un assist Non è un assist quando tiri, te la para il portiere e poi segna l'altro, non è assist. Trepa, trepa, che vuol dire? Non lo so. Uh, ok. Vediamo se possiamo fare l'allenamento, tra l'altro. Sì, dovremmo poterlo fare l'allenamento. Eh. Abbiamo un'attività da fare. Uh, tra poco ci aumenta lo stipendio, quando saliamo a 79. Questa è una cosa molto buona. Vediamo che attività abbiamo da fare. Scarsi risultati. Il tecnico ora è sotto pressione. Ancora sotto pressione. Io dico che la squadra crede nell'allenatore, raga. La squadra crede nell'allenatore. Sì, vabbè, nuovo stipendio, comunque, 2400 euro al mese. Insomma, va bene che siamo uno studente, però spero sia a settimana quello stipendio. Andiamo... Uh, raga, che scontro! Che scontro! Noi secondi e andiamo contro la terza, ma è praticamente una sfida a scudetto perché la prima è una partita in più. Dai, dai, meno male che abbiamo fatto quel gol all'ultimo, ma Andiamo. Quante hai pagato le Jordan dietro? Quelle lì sotto rosa le ho pagate 100 perché le ho trovate da Footlooker. Le Dunk... Nere le ho pagate 180 e quelle viola 260. Credo, le ho prese sui siti, quelle lì, su, su restock. Però ne ho anche altre che non vedete in realtà. Sì, mi piacciono un po' le scarpe, raga. Ho anche le. Vabbè, delle Air Force One bianche normali. Poi ho delle Jordan alte nere. Io ho delle Adidas Campus, quelle che praticamente hanno tutti ultimamente, cioè quelle che vanno molto di moda, quelle color pastello A me piace molto più Nike, però raga Adidas ha fatto un bel lavoro con quelle scarpe, quindi le ho volute prendere eh, Sono quelle che vedete nelle mie ultime foto su Instagram sostanzialmente Perché io ho un problema raga, intanto aspettate che faccio gol Venom! Subito gol! Il venticinquesimo, sembrava non voler arrivare mai Eccolo qua, 1-0, vamo in una partita difficilissima allora raga, adesso avete un compito. Ogni volta che faccio gol, dovete spammare in chat le emoticon del pallone o dei festeggiamenti, scegliete voi. Però <coughs> vorrei che da adesso alla fine della carriera di Willy Venom, ogni volta che faccio un gol in chat vedo un'inondazione o del pallone o della o della delle emoticon con quella dei festeggiamenti. Avete capito, dai. Quella che mandate quando fate gli auguri a qualcuno. Ah, brutto. Scegliete voi. Spam di emoticon quando faccio un gol, raga. E non fatevelo dire ogni volta, io non ve lo dico più, eh. Ve l'ho detto adesso che siete in 600, quindi... Penso che più o meno siete sempre gli stessi, nelle live magari cambia qualcuno. E così. No, no, vabbè, Cri, faglielo fare adesso che... È come se avessimo fatto gol. Perché non, non lo sapevano ancora. Ovviamente spam che deve durare un minuto. Cioè, spammate per un minuto e poi boom. Attenzione. Me la ridà. Io gliela ridò. Eh... Vabbè, 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 palla nostra, forse, sì, vabbè, non importa. Tra l'altro non stiamo neanche guardando gli obiettivi, ma non importa. Ok, crossa. Io lo faccio, no, che faccio? La muffa faccio. Vero, ma ancora finisce la live? Non lo so, vediamo. Vediamo. Di solito finisce alle 9. Però, se vediamo che alle 9 mancano poche partite per finire la stagione, andiamo avanti. Vediamo, vediamo un po' come, come va. Tanto, come vedete, raga, in carriera sono molto rapide le partite. Ma che partita c'è, raga? Roma contro Salernitana? Ma gioca di bala? Proverei a vincere l'Europa League con la squadra di Caressa? Eh, sapete che ci ho pensato a fare la cosa della squadra di Caressa? Perché avevo fatto il primo episodio che mi era andato molto male, non so perché. Il secondo episodio mi era andato molto bene! Mamma mia! E vediamo, magari facciamo il terzo. Magari facciamo il terzo. Adesso, magari stasera lo registro, va? Me lo devo segnare. Attenzione. Il tiro! Uh, il tiro a giro ci manca ancora. Eh? Ancora, donazione di sniper. Mamma mia. Cosa gli dirai il 3 come me? Ah, sniper per il. Ah, ho capito, ho capito. Allarga Venom. Bravo. Eh, fai qualcosa. E Longo Yombo, rigore. Rigore! Lo battiamo noi, rigore? Lo battiamo noi rigore? Il nostro primo rigore della carriera? È nostro, eh, dai, lo battiamo noi. E lo battiamo noi, ragazzi. Allora, sondaggio. 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 Sondaggio assolutamente dove tiriamo centro sinistra o destra mentre voi votate ragazzi io mi aggiungo il promemoria di registrare il video di caressa quindi aspettate un attimo che me lo aggiungo allora note magari ve lo pubblico mercoledì dai video caressa registrare Vediamo cosa avete votato, va? Allora, il 37% di voi ha votato a sinistra e il 36 a destra. Eh raga, ha vinto sinistra. Al centro solo il 27. Vediamo, tiriamo la sinistra. Tiriamo la sinistra. Primo rigore della nostra carriera, eh. Abbiamo 67 di rigori. Parte Venom Portiere immobile 2-0, doppietta. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. E allora, 26. No, 256 magari. 20. Oh, oh, oh spazio 26. Ok, ma perché c'è lo spazio qua? Forse qua non deve esserci lo spazio. Eh no, ah, aspettate un attimo. Così è più giusto. Ok, gol 26. No, forse lo spazio ci va. Vabbè, amen. Per ora niente spazio. Sì, forse dopo i due punti ci va lo spazio, dopo lo rimetto. Ho doppietta del Willy Nazionale. Doppietta del Willy Nazionale, bene, così prendiamo più punti e saliamo più rapidamente di over e ci aumenta lo stipendio. Passamene longo Yombo. Uh, sì, vabbè, vabbè, non dai. Un'altra volta, eh. Bravi che avete spammato. Bravi, 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 raga. Bravi. Spammate proprio solo quando segno, poi fermatevi, perché sennò diventa un casino. Vamo. Oktkan, bravo. E longo yombo. Mamma, mia, ho sbagliato io qua. Però è longo yombo bravo. Fammi vedere gli obiettivi, che non li stiamo più vedendo. Vinci, ottieni un voto di 10. Mamma mia, Ma perché mi potenzia sempre quello lì di obiettivi? Non voglio potenziare sempre quello lì, è il più difficile, raga da potenziare. Vabbè. Voto di 10, dobbiamo fare un altro gol o almeno un altro un assist, vediamo. Arriviamo tra l'altro a 40 gol in questo episodio. Mm, non lo so. Il numero hai, 22, giochi in nazionale. Ma come gioco in nazionale, bro? Siamo al primo anno di carriera. Siamo un giovane studente italiano che è andato a studiare in Germania perché faceva ingegneria. E, e ci, hanno, ci hanno visto gli osservatori del Borussia e ci hanno mandato a giocare nella squadra B. Eh, direi che è ancora presto Pranazionale. Mamma mia, Venom! Si destreggia! Venom! Assist! Potevo tirare, sono un clown, raga. Sono un clown. Però attenzione, ancora Venom, si destreggia, ma cos'è? Vabbè fallo di mano, ci farei mai vedere tua sorella? Vabbè ragazzi mia sorella era, era qua con me, a fianco a me, durante la live dei 100.000, cioè anche nel video che ho messo su Instagram, eh, del, che ho ripostato il momento in cui arrivavamo a 100.000, c'era mia sorella, non, cioè, non so se lo sapete, ma era mia sorella quella, ma l'ho pure detto eh. In che squadra vorresti andare? Non lo so, quando arriveranno le offerte non deciderò io, ma sarete voi a decidere con dei sondaggi, come avete scelto dove tirare questo rigore, raga, deciderete anche quello, intanto abbiamo preso gol. Punto è vincere il panone d'oro? Beh, certo, certo, l'obiettivo è vincere il Pallone d'oro, Champions League, capocannoniere, scarpa d'oro, tutto quanto. Tutto possibile e poi vediamo Vediamo Io non so come funziona Raga questa carriera Perché l'anno scorso Tu potevi arrivare Solo a livello 30 E poi non potevi più Potenziare il personaggio Quindi con l'overall Arrivavi tipo 88 89 Dipende poi come Dividevi le cose Quest'anno mi avete detto Che è il livello infinito Quindi se possiamo arrivare A 99 Raga Ci proviamo a fare Il giocatore perfetto Fra vent'anni Farei ancora lo youtuber Come MrBeast boh, Che ne so Bro Non so cosa farò domani <ride> Penso di sì Penso di sì Attualmente ti dico sì Poi non so cosa mi succederà nella vita bro Attenzione intanto Venom Venom Vuole fare un assist Da qua non può segnare Venom La scarica bene E allora arriva anche l'assist Arriva anche l'assist Ma non basta per arrivare a 10 purtroppo Cioè abbiamo fatto due gol e un assist E ci dà 8,7 Cosa devo fare per arrivare a 10? Devo fare tripletta raga Devo fare tripletta Devo fare tripletta oh, no. 10 assist Rimettiamo lo spazio qua tra l'altro Ok Forse ho messo due spazi No, uno spazio Ok. Tra l'altro mi aggiornate in dire il livello massimo è 40. Beh, meglio, l'anno scorso era 30, almeno quello, almeno quello. mi aggiornate, tra l'altro, qua. Se, se arriva l'ufficialità sulla sentenza della Juve, che sapevo che oggi c'è la sentenza per dargli il meno 11, raga. Comunque, non spammate quando faccio gli assist, raga. Solo quando faccio i gol. Per arrivare a 10, devi fare 4 gol e 2 assist. No, penso che se faccio un altro assist, basta se no è un obiettivo impossibile raga, ma che roba è 4 gol, dai, 4 gol un giocatore li fa una volta nella vita, dopo la partita, ok, io nella mia carriera ho giocato con Juve, Leverkusen, con l'Italia, adesso gioco al PSG, quanto hai di overall Marco, giusto per capire a quanto si può arrivare, o magari mi dite voi in chat ragazzi, se avete fatto una carriera giocatore, a quanto siete arrivati di overall e dopo quante stagioni, così capiamo un attimo, Bene, ma sei il migliore, ho detto ai miei compagni di classe di seguirti Grazie brother, non c'era bisogno assolutamente Però ti, ti ringrazio moltissimo e... Ok Perfetto il filtrante anche se non abbiamo la... I passaggi buoni Nujma, Passamela bro, passamela che io invento Invento benissimo, che palla Ripassa Ma come fuori gioco, come io non posso vederlo il fuori gioco raga Il livello massimo quest'anno è 100 Ma mi avete detto 40 raga Decidetevi Adesso vi leggo, eh. Un attimo, che siamo all'89esimo. Vogliamo provarci in tutti i modi. Passamela. Fuori gioco? Sì. Senti a me, ok. 98, 88, 94, 99. Ok, si può salire bene. bene. Questa cosa mi piace, raga. Perché, come vi ho detto, l'anno scorso era un po' limitante. Comunque abbiamo vinto 3 1 contro la terza in classifica. Scontro diretto. Doppietta di Venom più assist. Vamo, vamo, vamo. 93, ok, ok, si può salire, quindi questo mi piace. Sei andato al Monaco 1860, la squadra che abbiamo giocato prima il Monaco 1860. Io gioco al Barcellona da due stagioni e sono 89. Ma altra domanda, eh, se iniziavamo in una squadra più forte ci dava un overall più forte? Intanto, ah, abbiamo completato tutti e tre, bene, bene, bene. Adesso con l'allenamento saliamo di livello, raga. Saliamo di livello e goloso, 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 goloso. Forse però non possiamo fare l'allenamento? Vediamo. Dai, dimmi che possiamo fare l'allenamento. Uh, bene, bene, bene. Saliamo di livello? Saliamo di livello. 17. 3 punti abilità sbloccati. Andiamo a potenziare il bro. Andiamo a potenziare il bro. Cosa stavamo potenziando, raga? La resistenza, vero sì. Però. Resistenza 86, secondo me, va bene. Io potenzierei un po' sempre i valori qua di dribbling. Va? Torniamo a potenziare il dribbling. Le mossa non ci interessano. Posizionamenti in attacco non ci interessa. Farei dribbling, raga. Puro dribbling. Oh, controllo palla dov'è? Controllo palla ce l'abbiamo già. Ah, controllo palla. Eh, non posso. Facciamo così, due. E iniziamo a potenziare il controllo palla. Mi piace, mi piace. Eh, questo è utile, ragazzi. Potenzia controllo palla e dribbling. Quanto costa? 8? No. Non andrei a togliere altre cose. Non andrei a togliere altre cose. Vediamo un attimo gli archetipi. Oh, siamo saliti a 78, eh. Siamo saliti a 78, vediamo. No, scusate, volevo dire le specialità. Ho visto che abbiamo sbloccato una nuova. Io per ora ho dribbling esperto e tiro dalla distanza. Dribbling esperto migliora il dribbling e le mostre Mentre tiro a distanza, potenzi i tiri da fuori. Abbiamo sbloccato. Riflessi fai linea, ah, è solo per il portiere. Mm. Volevo vedere se togliere quello dei tiri dalla distanza, raga, perché obiettivamente boh. Però ci dà tiro di esterno e tiro di precisione. Quindi lo terrei, raga. Io lo terrei per ora. Vediamo se ne sblocchiamo altri. Aumenta la velocità dei compagni, migliora la capacità. Ah, livello, ah, qua il massimo è livello 34 Ok, volevo vedere se ce n'erano altri, raga I compagni sono in grado di controllare più facilmente i tuoi passaggi Eh, raga, questo è utile Aumenta gli attributi di tiro durante gli ultimi 15 minuti di partita Oh. Carino Macchina da gol oh. Sto vedendo eh, se ce n'è di interessanti Vabbè, vabbè, per ora teniamo questi Quanto dura una partita la mia carriera? Tre minuti a tempo, bro, 3 minuti a tempo Ho messo la cosa più breve per poterne fare il più possibile Siamo primi, intanto? Siamo primi, vamo, vamo, continuiamo allora, continuiamo Siamo contro il Verl Overall 78, raga, 78 Ancora uno di overall e possiamo richiedere l'aumento di stipendio Stavolta voglio scegliere io gli obiettivi, raga Voglio sceglierli io, eh No, tre ore no, Cri, 3 ore no tre ore no, fai 10 minuti Fai 10 minuti. Vediamo se ci fa scegliere gli obiettivi. Io vorrei potenziare... Eh, non questo, raga. Non vorrei potenziare quello lì. Vorrei migliorare... Questo. Come faccio? Così? Vediamo se me l'ha migliorato. Me l'ha migliorato, però, raga... Eh, cioè, quello del voto è quello che ci dà 15 punti. Quindi dobbiamo fare 8,5 di voto. Vediamo. No, un'ora no, Cri, ma stai bravo, Cri. Dieci minuti, li manni in riflessione. Quando tornano vedi che non spammano più. Se poi rispammano ancora, li banni per. Cioè li fai un'ora. O anche cinque ore a quel punto, quello che vuoi. Cioè fai per tutta la live. To. Fai tre ore così tutta la live. Pu puoi dire forza Milan? Forza Milan, raga. Io non ho problemi a dire forza a nessuna squadra. Se avete visto il video di oggi, finalmente avrete la vostra risposta alla domanda. Che squadra tifo. Tra l'altro magari quel video lo metto in primo piano nel profilo, va? poi vediamo. Ecco, partiamo subito bene. Sotto 1-0 no, Ubnaur! Gran giocatore. Occhio, occhio, occhio. Eh, eh. Uno va bene, due non fa i miracoli, raga. Ciao, cosa mi sono perso? Bro, niente, stiamo facendo la carriera giocatore. Siamo verso la fine della prima stagione. E stiamo facendo molti gol. Scorsa partita, due gol e un assist. 8,7 di voto. Tanto qua sta venendo sempre più buio perché fuori la luce se ne va. A che ora è il tramonto oggi, raga? Chiediamo a Google. Ehi hey Google, a che ora è il tramonto a Torino? Google non funziona, mi sa. Ah, forse è sempre perché è saltata la corrente. Ehi hey Google! A che ora è il tramonto a Torino? A Torino oggi il sole tramonterà alle 20.59. Alle 20.59? Ok, ok. Saremo ancora in live, quindi va bene. Non c'è problema. Ok? Passa? Invent... Ma eh, vabbè Venom, eh, ora mi sembra esagerato questo tacco, eh. Va bene che sei più forte, ma i passaggi sono sempre scarsi Venom. Che significa mandare in riflessione? Che, vi, vi, che quando esagerate, Christian vi, vi, vi sospende. Vuol dire che per un determinato periodo di tempo, che è tipo 10 minuti, così non potete mandare messaggi in chat. Vi mette in time out, ecco. È tipo quando a scuola vi mandava in, in punizione. Sì, Cri oggi voglio finire tutta la stagione. Però vabbè, tranquillo. Cioè, se devi andare, vai. Non, non ti preoccupare. Piuttosto prova a scrivere a Carletto, vedi se viene lui. Anche se mi ha detto che aveva la febbre oggi. Ecco, raga, ci sono delle partite dove siamo dei fenomeni. E partite tipo questa che, buh, Cioè, cioè, è proprio la squadra che non gira. Io un giorno stavo giocando ed ero ai calci di rigore. Tiro con commessi il portiere, la palla non riesce a tenerla, palleggia fuori, non sono cuore legge della fisica, entra dentro. Chiedi a, a, a caressa l'effetto Magnus. Povero Carletto, no, ma non so se ha la febbre. Prova a sentirlo, Cree. Fa caldo? Eh, sì, ma io ho un maglione, raga. Quindi, non è che faccia molto caldo. Eh. Fa caldo, ma in casa dove sono io si sta bene. Prima sono andato in palestra col maglione, raga. Nel tragitto per arrivare stavo morendo di caldo. Però, casa mia è ambigua, raga, perché ehm, fa sempre freddo, sia d'inverno che d'estate. D'estate è buona come cosa, perché la mia camera dà su una finestra che è sempre all'ombra tutto l'anno. Questo è un problema perché d'estate, quando sono 55 gradi, io non posso stare comunque sul balcone a petto nudo perché non fa così caldo, cioè perché c'è l'ombra, raga. Poi ovvio, non è che dice: d'estate, cioè meno male che c'è l'ombra, però ogni tanto magari vuoi stare lì al sole. Eh, non puoi, perché non c'è il sole sul mio balcone. Mai, eh, mai, raga, perché il palazzo è costruito in un modo strano e il sole non, non c'è mai dal mio lato. Mai. Oggi hai gasato in pantaloncini e maglietta? Bravo, Cri. Spero che fossero pantaloncini di... Dei Golden State Warriors E maglietta Con la mia faccia sopra Chi vince i playoff di Serie B Mi scrivi le squadre che ci sono? Perché il Genoa è già salito Il Frosinone è già salito Ne manca una Crossa Bravo bravo va bene Non abbiamo segnato noi ma va bene Stiamo prendendo 5,7 raga Mamma mia Pantaloncini Armani Che maranza che sei Pantaloncini armani, mani, poi sopra avevi la tuta Tecna, la maglietta Nike e il borsellino. E ai piedi le Air Max. Ci ho preso. Vince il Bari. Speriamo che vince il Bari. Io, mio padre è di Bari. Tra l'altro, ieri sono andato come avete visto. Cioè, come avete visto. Se mi seguite su Instagram, l'avete visto. Eh, se non mi seguite su Instagram, rimediate subito, ragazzi. Cercatemi, mi chiamo uguale che su YouTube. Quindi, come il LED qua dietro. Ho messo la foto, la foto della festa che ho fatto con i miei genitori, la mia ragazza e mia sorella. Così potete anche scoprire chi è mia mamma, chi è mio papà, chi è mia sorella e chi è la mia ragazza. Se non lo sapete, c'è una storia su Instagram, ragazzi. Vi consiglio di andare a vederla. E mentre andate a vederla, magari seguitemi pure così. Metto delle storie divertenti ogni tanto, delle foto gasanti con varie squadre. Tipo, ho messo un giorno una foto con la maglia della Juve e il giorno dopo la foto con la maglia dell'Inter. Dovevo mettere anche quella con la maglia della Roma per la finale di Europa League, il problema è che il giorno che è arrivata in finale sono arrivato a 100.000, quindi ho dato priorità a pubblicare la foto dei 100.000, che mi sembrava un po' più importante, ecco, di mettere una foto con la maglia della Roma per quanto voglia bene la Roma. Venom, cosa fai? Venom, cosa fai? Boh, a volte Venom è ambiguo, raga, comunque. Forza Nuggets, Chicken McNuggets. Sai che non so che squadra siano i Nuggets. Denver Nuggets. Sì, Denver. No, io tifo Golden State per Kerry, adoro Kerry. Quando ho iniziato a seguire l'NBA mi piaceva troppo Kerry e quindi rimango fedele. Mamma mia. Oh, Venom, sta partita è indecente, raga. Vabbè, ma io, Kerry, non è che seguo molto. Ho seguito tanto l'anno che ha vinto Lebron. E le finals, l'anello. Poi, quell'anno ho visto tutte le partite dei playoff, delle finals, gara 7, quella con la stoppata di Lebron, ma poi basta. Jay Morant Gaza, però ci hanno cambiato. Fuori dal campo non benissimo, Jay Morant. Comunque, comunque qua, eh, partita veramente deludente di Willy Venom. Vabbè, può capitare. Tutti i Lakers ti fate. Eh, ma perché celebron, vero i Lakers? Non vorrei dire cose sbagliate, ma dovrebbe essere celebrone i Lakers. Ah, abbiamo, abbiamo vinto, quindi siamo primi. C'è un allenamento. Ah, ecco cosa servono, raga. Vedete? Ci danno tutti gli XP in più. Vedete? Vedete raga, bonus. Ah, ci danno tutti gli XP in più, va bene. Ma ci hanno un botto di XP, tra l'altro. Ma troppi. Ok, ok. Ok, ok. Andiamo, giochiamo. Siamo primissimi. Ah, primissimi più o meno. Più 2 due siamo. Siamo contro il Friburgo. Cioè, la seconda squadra del Friburgo. Raga, qua dobbiamo gasare, ve lo dico. Qua dobbiamo gasare. non perché non rispondi ai miei messaggi? Siete talmente tanti, raga, che io quando mi giro cerco di leggerli il più possibile. Ma devo anche concentrarmi sul gameplay, perché devo portarvi una buona qualità di live. Completa tre passaggi nel metacampo avversario. Voto e percentuale di cosa vuole? Dribbling riusciti, ok. Il dribbling l'abbiamo potenziato. Tra l'altro, prossimo potenziamento, raga, io ve lo dico, voglio potenziarmi, prendermi l'archetipo del dribbling. Così diventiamo un fenomeno a dribblare. E non ci pensiamo più. Anche perché abbiamo già l'archetipo Lynch, che non mi ricordo cos'è. Non dovrebbe essere quello della velocità. Però, boh, vabbè. Venom, momento giusto. Perfetto. Questa volta è regolare. Non so, è pura fortuna se i passaggi sono regolari o no. Venom vuole tornare al gol, raga. Vuole tornare al gol, ma. Sappiamo che prima. potevamo fare ben poco. Si gira ancora. Venom, dammela. Ah, peccato. Vabbè, vabbè. Siamo chiusi, raga. Siamo chiusi, ma perché siamo comunque. In una squadra che non è che qua abbia un gioco chissà che è entusiasmante. Ecco, dobbiamo crearci noi da soli le occasioni. Ah, brutta chiamata, brutta chiamata. Che squadra Tifi? Domanda a Cree. Io lo so, ma non so se Cree vuole dirlo. La Gaza Carletto? Va bene. Assicurati, so cioè... Controllalo un attimo, Carletto, che sappiamo cos'è. Arriva, poi sparisce, quindi... Tu stai facendo un ottimo lavoro, Cree. Dai, Olongo Bongo! Olongo Bongo, bravo! La finta di Venom! Eh, questa era una gran giocata, raga. Questa vi giuro che era una gran giocata, ma purtroppo... Fini, finita male. Sette Champions, ok. Ti fa Milan, ragazzi. Cree, Cree ti fa Milan. L'hai vista, tra l'altro, Cree? La puntata di Muschio Selvaggio di oggi con Maldini? Quella ha gasato, ha gasato. A parte che io sono super fan di Muschio Selvaggio, che ho visto tutte le puntate. Ma tutte le puntate, ma tutte le puntate. Tutte, raga, pure quelle con la gente che non sapevo neanche chi fosse, l'ho vista perché mi piace un botto. E eh, secondo me ti, ti fa anche cultura vedere tutte queste cose. Non sapete quante cose ho imparato vedendo un muschio selvaggio, ma io in generale, raga, vedo tutti i podcast esistenti. Intanto che assist che ho fatto. Longobongo bongo. Olongobongo. Peccato. Vedo tutti i podcast esistenti, perché secondo me alla fine a furia di vederli, anche se sono cose leggere, ti. ti, ti fai una cultura. Oh, che assist ho fatto? Olongobongo. Sì, vabbè, Olongo Bongo, dai. E quindi sì. Però in generale quella di oggi mi è piaciuta un botto con Maldini. Ma non ha senso un musico selvaggio senza Luis? Beh, questioni loro, non lo so. Comunque Fedez paradossalmente è molto più bravo senza Luis a fare la trasmissione perché da quando non c'è Luis si informa un botto sugli ospiti e. è meno cringe. E c'è cioè meno trash la cosa, è più serie, più un'intervista seria. Quindi va bene anche senza Luis. Tanto il contenuto lo fa l'ospite, ragà, cioè, nei podcast il contenuto lo fa l'ospite secondo me. Cioè, il conduttore deve essere bravo, ma boh, cioè, finita lì poi. Mamma mia, che azione è iniziata da Venom! Che azione! Peccato che non è assist, ma grande azione. Cosa ne pensi del Suttirol? Che è la squadra che ti fa tierless, quindi GG al Suttirol. Tra l'altro, domani, raga, esce una nuova puntata della 3 Hears to Glory con un nuovissimo ospite, è uno di quelli che vi avevo detto l'altro giorno. Quindi siate pronti, raga, siate pronti. E voglio tanti commenti con scritto la collaborazione più inaspettata del 2023. O tipo la collaborazione di cui avevamo bisogno. Fatemi questo favore ragazzi, domani quando vedete il video commentate con la collaborazione di cui avevamo bisogno. One More Time, eh vabbè, One More Time Gaza, ma è molto più serio. Cioè, meno, è meno... Ecco, quello è proprio zero trash. Cioè, Muschio è un po' chill, no? È un po' anche per ridere. One More Time è super serio, mi piace, è più profondo. Diciamo che mentre gioco a FIFA mi guardo Muschio, ecco. One More Time lo vedo in momenti un po' più... Che a sta devi stare un po' più concentrato secondo me. Per One More Time, però. Io non so se lo sai, Lu uh, Christian Ma Casa Day, quello che conduce One More Time, è, è, è colui che ha scoperto Favijay, i mates e tutto quanto, eh. Ed è uno dei proprietari della Def House, o forse della Stardust House, non lo so. però Venom, mamma mia, Venom con il nuovo dribbling. Ma tra l'altro, abbiamo sbloccato le 5 skill. No, scusa, ma io. Vabbè, lasciamo perdere. Mi diceva che volevo abilità. migliorate. De Faust, ok, Farei mai una collaborazione con Gagliardini. Ma intendi il giocatore? Bo, attualmente non ho le possibilità per arrivare a, ai giocatori, cioè per fare dei video in collaborazione con i giocatori. Perché poi i giocatori hanno mille contratti, mille cose. Per fare un video con un giocatore è un disastro, fidatevi. Però non si sa mai, raga. Non penso che Om e Henry Lazza, quando hanno iniziato YouTube, avrebbero mai pensato di fare un video con Neymar Mbappé e Donna Ruma nel campo di allenamento del PSG. Quindi non si sa mai, raga. Io non mi pongo limiti. Se mi chiedete se vorrei farlo, vi dico ovviamente sì. Cioè, chi non vorrebbe fare un video con un giocatore? Cree, ma sei suo amico? Cree, non ci siamo mai visti dal vivo purtroppo. E Cree, diciamo che è il mio aiutante. Quando ci vedremo dal vivo, diventeremo anche amici, anche se abbiamo 10 anni di differenza. Ora, non vi dico se Cree sia 10 in più di me o 10 in meno di me, però. Oh, 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 niente. Dai, 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 niente. Gol Roma, ditemi che ha segnato di bala. Mia sorella fa video, mia sorella fa video su TikTok, ma li fa per divertimento, non è che... Non lo fa come professione, ecco, anche perché c ha, c ha 13 anni, raga. Conosci Pillars V? Sì, sì, ci abbiamo anche fatto una cosa insieme con la serie A. Li abbiamo invitati a una puntata del podcast che gestivo io sulla Serie A. Quindi sì. Bravi ragazzi, Pirlas. Pronostico City: Inter. O finisce 5-0 o finisce 1-0 per l'Inter. Spero 1-0 per l'Inter. Speriamo che la alzi l'Inter. Che rosicata sarebbe per screener, raga: che doveva essere lui il capitano ad alzarla e poi è andato via. Cioè, ha dichiarato già che andava al PSG e non la alza. Tra l'altro se dovesse vincere l'Inter, raga, è eh, Lautaro campione de del mondo e campione d'Europa. È eh, un pensierino al pallone d'oro che fai, non ce lo fai per Lautaro. Se lo dai veramente al giocatore che ogni volta... Cioè, al giocatore che vince di più... Veron con la trivella Ricky quaresma. E anche in questa partita, il gol l'abbiamo trovato. Mamma mia. Mamma mia. Ecco, voglio chiedervelo, raga. Voglio chiedervelo. Se l'Inter vince la Champions, pallone d'oro a Lautaro? Vediamo, sondaggio. Se Inter vince. Ah, se la trasharà, Mamma mia, c'è pure lui al Fanta. Se Inter vince la Champions, pallone. Doro a Lautaro? Vai, sondaggio. Vabbè, ah è una mia idea, è una mia curiosità, voglio sapere cosa ne pensate voi. Sarebbe l'unico giocatore che ha vinto Champions. Oh oh oh, doppietta! Doppietta, non mollare, ti abbiamo messo la resistenza, Willy. Venom, doppietta! Sotto porta, non sbaglia mai. Gasa, Willy. Gasa, Willy. Gasa, Willy. Gasa, Willy. 28 gol, 28 gol, abbiamo paura di non segnare, raga, e invece contropiede, gol! Giuliano Alvarez, sì, se dovesse vincere, dovesse vincere il City, però Giuliano Alvarez ha giocato poco con l'Argentina e poco con il City, purtroppo. Poi ok, ha segnato in partite importanti, però boh. Vediamo cosa avete votato, avrete votato no, vero? Eh 63% no, 37% sì. Eh. Intanto qua abbiamo vinto, molto bene, molto bene. Vabbè, Coppa Italia, non è che conta molto. 28 gol, 10 assist e sono nato il 28-10. Ecco, 28 ottobre. Fai vedere camera tua? Quando cambierò casa e la Sì, adesso questa è la casa con i miei genitori ancora, quindi... Diciamo che la parte bella è quella che vedete nell'inquadratura, il resto, insomma... Tanto secondo me lo danno a Messi in ogni caso raga Sia che vinca Haaland o che vinca l'Inter Lo danno a Messi Ci manca raga Messi ne ha 27 Di cui almeno 3 non erano meritati diciamo E vi pare che non glielo danno l'unico anno In cui ha vinto il mondiale Figuratevi no lo vince sicuramente Messi Ok ora siamo contro Lingolsta Oh che partita che c'è Raga, guardate contro chi siamo. E guardate la posizione in classifica. Se vinciamo questa, mettiamo una serie ipoteca sul campionato. Però purtroppo non dipende solo da noi, raga Non dipende solo da noi. Che attività abbiamo da fare? Scusatemi, che mi è apparsa. Decisioni. Chiedi un aumento dell'ingaggio, eh, non posso ancora. Vabbè, eh, Mi ha detto attività, ma io non posso fare niente. El Sharaway sta nel suo prime. Hal sta facendo una stagione incredibile. Fatemi vedere se l'ho messo titolare al, al Fantacalcio. Ma. Spero di averlo messo titolare. Dovrei averlo messo titolare, Elsha. Eh, il... Se non l'ho messo titolare, mi arrabbio col mio socio che l'ha fatta lui la formazione. Non l'ho messo titolare. Però, primo panchinaro. Entra al posto di Politano. Uh -huh! Ho fatto un sacco di punti, raga, ma troppi, perché? Ho fatto 63 più El Sharowi, 9 e mezzo. 73 ho fatto, raga. Per quel Leao e Lazovic. Peccato che Onana ha preso tre gol. Però. 73 è buono raga, buono buono. Peccato caprari 5. Però ci sta. Ma perché abbiamo lasciato Kvara in panchina? Bluh. Ho letto, Alessio, ho letto. Ok, vediamo l'obiettivo se stavolta ce lo fa scegliere. Faccelo scegliere, bro. Mettiamo. Vabbè, dai. Mettiamo Mettiamo questo, non perdere. Sì, 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 sì. Ah, il suttiro è una delle squadre che è andata ai playoff. Figo. Interessante. Sarebbe carino, sarei contento per tierless. Così può tornare a ti fare una squadra in Serie A. Perché lui mi ha detto che lui ti fa Suttirol. In Serie A ti fa un po' Bologna perché è la sua città. Però uh, sarebbe bello se Suttirol andasse in Serie. A Per il mio collega Tierless. Mandalo. Bravo, regolare. Eh. Non ti permettere di alzarla. Bravo, partiamo bene. Partiamo bene. Questo è lo scontro più importante dell'anno, raga. Quindi per ora è il più importante della nostra carriera. E andiamo avanti. 1-0. Non abbiamo fatto niente. In realtà abbiamo avviato l'azione. Che loro giochi, punto, ovviamente. Poi ogni tanto, qua il mister ci mette terzino destro. Ma questa è un'altra storia. Non ci facciamo caso. Floriana dice: Oh, io abbandono perché non mi rispondi. Io ti voglio bene. Eh, ma, ma, Floriana, devi capire una cosa. Siete 678 persone in, in live, di cui la metà sta scrivendo. Io devo concentrarmi anche sul gioco. Perché se io passo la live a rispondere, divento non just chatting. Dove io leggo la chat e rispondo. Capisci anche te che se poi leggo tutti i messaggi ogni due secondi, non riesco più a giocare qua. Non è molto facile riuscire a giocare più gestire una chat così. Quindi io cerco di rispondere a tutti ma non vi arrabbiate raga se a volte vi perdo il messaggio. Piuttosto dopo 5 minuti riscrivetemelo ecco. Non spammatelo più volte perché se no vi cancella tutto. E' l'ongo iombo. Semich. Bravo che me la passi! Ah, ah. Dobbiamo potenziare un po' il tiro eh, raga. Sto notando che sul tiro dentro l'aria siamo infallibili. Però fuori aria facciamo tanta tanta fatica raga Ma tanta troppa fatica Cioè non, non segniamo mai praticamente Penso che non abbiamo ancora mai fatto un gol fuori aria Però vorrei prima concentrarmi su altri valori Che secondo me sono più importanti Perché se vi ricordate raga Eravamo un tronco all'inizio Adesso vedete come ci giriamo bene Ci giriamo proprio bene E poi il tiro ogni tanto viene Mamma mia Poi se contro controbecchiamo sempre noi Vai Tracri Anche di testa, non la prendiamo mai, perché non abbiamo elevazione Io qua proverei il tiro, raga, ma... No Andiamo da outscan Ok Ok Fai gol? Va bene 2-1 Salernitano, ok Bene, ma hai mai fatto calcio? Sì, 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 ho giocato... Allora, ho iniziato a 11 anni, in prima media E ho giocato fino ai 17, più o meno Aspetta, passamela, passamela Lo provo, questo è gol Mamma mia, che brutto. Ho giocato. Allora, ho giocato. I primi anni a 7, ovviamente, ed ero troppo forte, raga. A 7 ero troppo forte, al punto che mi ricordo che quando giocavamo a 7, l'allenatore avversario, dopo due minuti, mi, mi raddoppiava la marcatura. E io mi gasavo tantissimo, e quindi era un fenomeno, raga. Era il periodo che c'era Diego alla Juve. Mi ricordo che una volta ho fatto gol E ho fatto le sultanze di Diego, quella che spacca la bandierina. Però l'ho mancata male, malamente, e ho fatto una figuraccia. Ma vabbè, tanto avevo 11 anni, quindi potevo farla la figuraccia. E. Poi siamo passati a 11 e a 11 boh, ho fatto un po' di fatica perché, boh, perché i difensori erano più alti di me, più grossi di me, io ero molto magro. E quindi boh. Però ho giocato fino ai 17, forse 18 anni. sono divertito, raga, oh, direi 17. Però giocavo, non è che giocavo a livelli chissà che alti, cioè non è una cosa che faccio ai provinciali per farvi capire, manco i regionali. Però mi sono divertito. Mi sono divertito. E comunque, so, adesso grazie a quegli anni di calcio, so, so giocare a calcio, cioè. Non è che sono un fenomeno, ma se devo andare a fare una partitella con gli amici faccio la mia figura, ecco. Faccio la mia sporca figura. Aia. L'estate comincia adesso. Aspettate un attimo qua. Scommetto che eri super bravo. A 7 ero molto bravo, raga. A 11 ero nella media. Cioè, a 11 avevo un grosso problema io, perché non ero molto intelligente tatticamente, no? Aspetta, ho no, un maglia al collo A 11 il mio problema era, raga, che io uh, A 11 il mio problema era che io andavo, io ero attaccante, no? E cercavo sempre a profondità, quindi se, se mi lanciavano in profondità ero molto forte Perché ero veloce e sotto porta ero bravo Il problema era quando me la davano spalle alla porta che non avevo il dribbling per saltare l'uomo, no? Perché poi erano tutti più, più fisicati di me, quindi mi davano una spallata e mi buttavano giù e quindi poi boh, dovevo trovarmi a far sponde cose. E poi boh, mi sono rotto perché ero arrivato l'ultimo anno. Che raga, davvero ero in una squadra talmente scarsa. Che toccavo alcune partite a tre palloni. Cioè. Boh, non era troppo, diciamo, ecco. Non ero troppo. Non mi divertivo più. E quindi ho mollato. Cioè, mi divertivo più agli allenamenti che alle partite. Poi, tra l'altro, c'è stata, raga, una. Intanto aspettate che qua. Abbiamo una buona occasione. Ma se sto così lontano, mi sentite? Perché mi sono un attimo. Con male al collo mi sono appoggiato. C'è arbitrino. Dov'è arbitrino? Ciao, se c'è arbitrino, ciao. Non è vero, non c'è arbitrino. Siamo amici, arbitrino comunque. No, mi si sente, ok. Perché dici male? Ehm... Vabbè, avvicino il micro. Mamma mia, che gol abbiamo preso. Che gol abbiamo preso. Io voglio rivedere sto gol. E quindi niente, non, non mi divertivo più. Vi stavo raccontando una cosa e mi sono dimenticato. Fantastico. Mamma, dove l'ha messa, raga Vabbè, che gli vuoi dire? Si sente male? Non posso stare sdraiato allora. Devo stare più vicino. Niente, io volevo stare chillato lì dietro. Non posso. E vabbè, verro qua, verro qua. Qua mi si sente normale perché è la posizione di sempre. Che poi non so cosa cambi perché veramente. Cioè, da così a così. Vabbè. Guarda, ho appena guardato lo speciale 100k. Eh, ha gasato quello. Io provo un super tiro. No, allargo. Non abbiamo fatto gol in sta partita. Neanche Assi. Sono una partita un po' sciapa, ecco. Uh. Inventa. Bravo Willy. È importante vincerla questa, raga, più che altro. Doppi passi. Bel gol ci dice il gioco Bel gol Bel gol Dai Dai Ha gasato Ha gasato 29 Vamos Sono in ospedale a fare la radiografia Mi spieghi cosa è successo? Mi spieghi cosa mi è successo? Cosa? Come ha fatto Spello BB? No vabbè adesso mi sentite bene raga Ho riavvicinato il microfono cioè Non non, non potete sentirmi lontano Stenditi che stai comodo. Eh vabbè, ma se mi sentite male non mi posso stendere, raga. Tanto adesso. Comunque, hai sbagliato prima sono. Hai sbagliato sono 30 prima non l'hai segnato. Ma basta. Raga, sono 29, 30? Ditemi voi in chat. Ogni volta provate a prencarmi. Comunque, okay, inizio episodio eravamo a 24. Buono. Vai. Vai, perché me l'hai ridata? Non lo so. Ti sei fidato troppo di me. Hai fatto bene! Ah, qua, qua mancava giusto quel pizzico in più di velocità, raga. Quel pizzico in più di velocità. Ok, sono 29. Ok, ok, ok. No, no, sono 29, sono 29. Bravo che mi mandi. Però non c'è mai nessuno in mezzo, devo andare da solo. Eh vabbè, vado da solo e faccio gol. Willy, vero? Trentesimo gol in carriera. Andiamo a fare il cuore, va. Ragazzi, questa la dedico a voi, eh. Willy, 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 Venom, Willy, 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 Venom, Willy. Ora sono 30, ecco, abbiamo tolto ogni dubbio. 30 gol e 10 assist, quanta è perfezione? È perfezione? 30 gol a, 20, a 18 anni, bro, a 18 anni. Oh, io sto giocando a leggenda. Che devo fare? Io l'ho detto che siamo troppo forti per questa categoria. Però, a, a gennaio, l'unica offerta che è arrivata era di un camp del campionato arabo. E la chat ha deciso di rimanere. Non so se c'era ieri. Prima abbiamo fatto un sondaggio. Ieri, quando è arrivata l'offerta del Halilal. E la chat ha deciso di rimanere qua. E quindi aspettiamo fine stagione e vediamo dove andare. Intanto, qua ci forgiamo e ci alleniamo per bene. Diventiamo sempre più forti. Così l'anno prossimo siamo pronti a fare il salto di categoria. La Juve gioca stasera, credo. Giochi a FIFA Mobile, no, l'avevo scaricato poi non mi, non mi convincevo Vi piace questa danza? Quanti anni ho? 26 Oggi è uscito, ragazzi, oggi è uscito lo speciale 100.000 iscritti dove rispondo a tutte le domande Quindi potete andare lì tranquillamente a vederle Mi tolgo la felpa perché sto sudando E tra l'altro mi cambio la maglietta perché sotto ho una maglietta orrenda Quindi arrivo, raga, un attimo Ok, sono riapparso raga. Quando avrai 2000 iscritti, fai lo speciale anche di quello. Ma ne ho 100.000, bruh. Comunque, abbiamo vinto importantissimo perché, come vedete, adesso il campionato è praticamente in tasca. Uh, rimane solo fare bene noi per farci notare da una big, raga. Rimane solo fare molto bene noi. Cerchiamo di fare molto bene noi per farci notare da una big. Tra l'altro, siamo quasi saliti di livello. Tra poco, 19, possiamo chiedere aumento di stipendio. Siamo contro la 19 in classifica, raga. Io direi che qua dobbiamo brillare. It's time to brillare. Qua dobbiamo farne almeno due, raga, almeno due. Come simula? Ma che simula, bro? Carriera giocatore non si simula niente. Stai scherzando? Mi spiace solo che pensavo fosse un po' diversa da quella dell'anno scorso. Alla fine hanno aggiunto, sì, questa cosa qua del. Della. Diciamo, della personalità del giocatore. Che però alla fine non va a cambiare niente. Cioè. È una roba che. Non ho ancora capito, raga. I punti, quell'individualista, altruista. Li hanno spacciati all'inizio come se fossero l'innovazione più grande della storia. Boh, raga. Cioè, non lo so. Io. Non so voi, ditemi un attimo qua in chat Chi di voi a PES 2009-2010 giocava Diventa un Mito? Che era praticamente la carriera giocatore ma su PES Che era bellissima raga Quella era una carriera giocatore bellissima Ve la ricordate? Diventa un Mito si chiamava Potevi far tutto raga Crescevi di overall, prendevi decisioni Era bellissima raga Chi di voi si ricorda Diventa un Mito? La modalità di PES Intanto Venom VENOM! E eh, vabbè, più che fare verde io raga devo potenziare il tiro che bella era, diventa un mito, raga. Io mi ricordo una carriera. Che tra l'altro poi era bella perché, non, non so in, per quale motivo, ma in quegli anni PES aveva i diritti delle coppe europee. E quindi eh, sembrava assurdo, ma nel 2009 tu potevi giocare all'Europa League. Io mi ricordo, un ricordo di io che giocavo all'Europa League, ma era bellissimo. Cioè, si chiamava, sì, si chiamava già Europa League, credo, forse ancora Coppa UEFA, non lo so. Però era bellissimo, raga, era bellissimo. Era po' fatta bene. Poi adesso non mi ricordo tutti i dettagli di quella modalità. Però, raga, gasava. Gasava proprio tanto. Ok? Questo è gol, bro. 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 bro. Basta, basta. Io non è possibile portare a... Devo migliorare il tiro, raga. Devo migliorare il tiro. Allora, facciamo così. Potenziamo il dribbling e poi iniziamo a migliorare il tiro. Perché... Cioè, un, un attaccante non può sbagliare sto gol. Capisco che sei in Serie C. Capisco che hai 18 anni, ma un attaccante non può sbagliare questo gol. Brutta chiamata qua di Venom. Ecco. Di Bala o Messi? Vabbè, mi piace più Di Bala ma Messi è più forte ovviamente Cioè il mio giocatore preferito è Di Bala ma riconosco che Messi è molto più forte Messi per me è il giocatore più forte della storia raga Passa Bravo Venom Bravo Vabbè vabbè 0-0 siamo ancora eh Eh sì perché ci siamo mangiati due gol raga Ci siamo mangiati due gol Questo è gol No Uh Ma come ho fatto a prenderla io raga Ma cioè volete dirmi che il loro giocatore ha saltato a vuoto Ha saltato completamente a vuoto Ma dai ragazzi ma dai Era in anticipo lui Noi non abbiamo manco saltato Non la, ma, Raga ma, ha sal ma come ha saltato storto Come ha fatto a non prenderla ma Come fai a saltare così storto Vediamola da dietro Cioè la palla stava arrivando Lui ha saltato ma l'ha mancata E l'abbiamo presa noi Bel colpo di testa, però potreste prendere dei punti per prendere l'archetipo bomber. Hai ragione, bro. Però sui passaggi dobbiamo ancora. Cioè sui tiri dobbiamo potenziarci tutto ancora. Quindi, pensare all'archetipo adesso è un po' utopica come cosa, ecco. Willy Vero! Basta! Dai, sto tiro, ma il portiere non la vedeva la palla, raga. Non la, vede non la poteva vedere partire, guardate. C'aveva l'uomo. Ah no, non aveva l'uomo davanti. Però, raga, dai. Era un gran tiro. Gran tiro. Guarda che, che. Che bicipiti che ho. Cioè che coscia che ho. Tiro di Willy Venom. Eh, gliela tirata un po' addosso. Sì, però. Gran parata, raga. Con la mano di richiamo. Gran parata. Come mai a me non c'è il firmato per partita? Non lo so, bro. Non lo so. Tra l'altro manco un iscritto ai 400. Vediamo che è il 400. cioè il 103.400. Si dice. Buh. Uff. Peccato. Oh, ok. 103.401. Devo dire che questa cosa di mettere il conto 3 degli iscritti è stata una genialata Perché, raga, da quando l'ho messo, finalmente nelle live la gente si iscrive. Prima in ogni live vi iscrivevate tipo in 100, adesso un po' di più. Che palla! Dai, ma non ci credo. Questo non me lo... Ah, sì, ottimo assist. Me lo conta come assist anche se aveva tirato. E allora lo segniamo. Pensavo non me lo contasse come assist, raga. Invece me lo conta come assist, per fortuna. Cioè, dai, se, se non era assist questo, se l'è divorato e poi ha segnato dopo. Ma che palla ho, di prima l'ho messa? Mamma, che palla che ho messo, raga. Che palla. Se l'era divorato. Bene, non potresti tenere dei punti per prendere l'archetipo bomber. Hai ragione, bro, hai ragione. Però vorrei prima prendere l'archetipo del dribbling. Poi prendiamo quello bomber. Perché se, se poi siamo veloci, magari, e con uh, un buon tiro, ma siamo dei tronchi, non va bene. Secondo me il dribbling è una delle prime cose da potenziare insieme alla resistenza. Il tiro, bene o male, comunque, come vedi... Riusciamo a segnare, magari facciamo meno gol di quanti ne potremmo fare, ma riusciamo a segnare, ecco. Meno quanti iscritti fai al giorno, dipende. Ci sono, I periodi buoni ne faccio anche 1000 e i periodi negativi ne faccio anche 150, 200. C'è stato un giorno, raga, intanto qua ci hanno spostato il terreno destro, in cui tipo un mese fa, e eh, quindi non era all'inizio ho fatto 70 iscritti in un giorno, ho detto, boh, che è successo oggi? Non lo so. Quante partite mancano? Poche, poche, dopo questa andiamo a vedere, ma secondo me poche. Ce la dovremmo fare, sì, sì. E Longo Yombo. La passa, passamela, bro. Bravo. Allargo così l'ho visto sul radar, raga. Ripassamela. Uh l'idea c'era. L'idea era ottima, raga. L'idea era ottima di Venom. Un assist di prima qua. Sarebbe stata un'idea ottima. Peccato. Meno mai guardato FIFA 24? Non esiste FIFA 24. Si chiamerà EA Sports FC24. Però sì.

ha segnato Willy Venom E Yong uguale Got Sì, esatto Grandi raga continuate a spammare le, le emoti quando segno Roma 1, 2 salernitana Insomma insomma. Tutto bene, ensomma Vi piace questa canzone raga Poppoporopo Poppoporopo Ha segnato Willy Venom Io ormai non gioco più Ultimate Team, ma solo carriere No, io gioco ancora Ultimate Team in realtà perché mi piace competere. Quindi fare la Weekend League per me è una roba che non me ne frega niente. Dei premi, raga, ma gioco per migliorarmi. Ecco, quindi se dovessi fare un risultato che non ho mai fatto, sarei molto, sono molto soddisfatto. Gioco per quel motivo io. E poi vi devo dire che come gameplay mi piace più con gli Ultimate Team. Non, non so se perché, ma è, è completamente diverso, come ben saprete. Che palla di Venom. Che visione di gioco abbiamo, raga. Uh, eh, la stava caricando la rovesciata eh. Palla dentro. Assist. No, peccato. Ho oh, 8,6 e eh, gli obiettivi li abbiamo fatti. Tre, ah, manca un gol da fuori aria. Sì, vabbè, ma non faremo mai un gol da fuori aria. Tanto finché non ci potenziamo, non lo faremo. O magari sì, vediamo. No, 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 no. no. Hai fatto il record di gol in campionato, è arrivato il messaggino. E ma l'avevo detto raga, siamo troppo forti per sta categoria, dobbiamo dobbiamo andare via, dobbiamo andare via da da Dortmund. Però per ora non arrivano ancora offerte, vediamo, vediamo raga, dai. Vediamo a fine live decideremo insieme la squadra in cui andare, sperando arrivino offerte, ma dovrebbero arrivare. Restate collegati raga perché sarà importante decideremo tutti quanti insieme dove andare. E nella prossima live ci sarà il debutto. Poi magari decidiamo di restare, chi lo sa. Cioè, decidiamo, decidete voi, raga. Io non decido niente. Magari se vedo che poi mancano tante partite. Le ultime possiamo anche simularle, raga. Poi, poi valutiamo insieme. Anche se a simulare perdi molto la fiducia del mister. Buona sta cosa che ha messo 3 minuti quest'anno. Fidatevi che è una manna dal cielo per noi content. Tanto abbiamo vinto 2-0. Goal e assist. Al bacio. Chi è di voi che è nato il 31 novembre, raga? 31-11. In che squadra vorrei trasferirmi? Non ho nemmeno idea. Vediamo che offerte arrivano. Deciderà il destino. Di bala o Leao? Beh, Di bala. Ovvio. Hai fatto 64 con il Ligan. Sì, ma a che difficoltà li hai fatti, bro? 64 con il Ligan? Perché è anche importante la difficoltà qui, giocate. Intanto siamo saliti a livello 19. Quindi, finalmente, ragazzi, possiamo chiedere l'aumento, 3 punti abilità disponibili. Sbloccato contro piede. E possiamo chiedere l'aumento, attenzione. Allora, andiamo a chiedere l'aumento di stipendio Dov'è? Ah no, dobbiamo prima salire a 79, è vero, scusate Dobbiamo fare... Dobbiamo fare il mio calciatore Siamo titolarissimi, intanto guardate la barra in alto, raga eh, Adesso non me la fa vedere, siamo titolarissimi Come non c'è il 30 novembre? 30 giorni a novembre, ah è vero, raga 30 giorni a novembre, è vero, è vero Pensate che qualcuno ha detto io, raga Quaro leao Boh, non mi esprimo più, raga, su questa faccenda allora, io vorrei fare l'archetipo. Ma qua. Ah. Perché abbiamo potenziato la resistenza. Quanti ce ne vanno per questo? Noi abbiamo già questo qua, archetipo lince. Eh? Quello del dribbling ce l'abbiamo già. E qual è che volevo sbloccare, raga, io allora? Ce l'abbiamo già. Ah, questo volevo sbloccare, archetipo regista. Eh, ma ne vuole 8, raga. Ne vuole 8. Io ne ho 3. Come li prendo 5, raga? 3, 4, no. Dovrei togliere tutti quelli dei passaggi, ma non, non mi sembra una buona idea. Anche perché. No, 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 raga, no. No, 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 no. Non mi sembra una buona idea. Vabbè. Finalizzazione, no, raga, non mi sembra per niente una buona idea. Dovremmo togliere un po' di velocità, ma. No, raga. Per ora niente archetipo allora. Niente archetipo, ci potenziamo semplicemente. Ma Mamma mia, neanche. Eh, posizionamenti in attacco. No, no, no. Teniamo i tre punti, raga. Però tenerli non ha senso. Potenziamoci i posizionamenti in attacco. Poi più avanti, raga, andremo. A... Al prossimo livello. Che magari il livello 20 ci dà più punti. Qualcuno di voi sa se il livello 20 ci dà più punti, raga. Però aspettate, non ha senso fare così. Potenziamo il dribbling, va. Ok. Potenziamo il dribbling. E teniamoci un punto. Ok. Oh, 79 bene, siamo a 79 Qualcuno di voi sa, raga, se il livello 20 dà più punti. Ora dobbiamo andare a fare l'attività Richiedi Aumento di stipendio Oh ce l'ha andato 2400 euro Non so quanto prendevamo prima raga Però Buh. Vabbè Va bene così Abbiamo chiesto l'aumento Ci dà più punti raga il livello 20 Ne dà 4 Buono 4 raga 4 è ottimo 4 è ottimo Cioè uno in più vabbè Qua siamo alla trentesima Quindi mancano 8 giornate alla fine raga Per ora giochiamo Per ora giochiamo Poi vediamo se simulare le ultime Ah, poi dal 20 in poi ti dà 4 punti. Ottimo. E poi, tipo dal 30 in poi te ne dà di più? Come funziona? Però, tipo, sia più difficile. Poi farli hanno tolto i punti la Juve? Non lo so. Prononoscere Juve Empoli. Perde la Juve, secondo me. Cioè, non vince perché è destabilizzata dai punti. Cioè, dal, dal verdetto. ecco Uhu. -huh. Uhu. -huh. Uh -huh. Uhuhu. Dopo devo vedere una roba, dopo sta partita. Devo ricordarmi. Bravo. Mm. Comunque piove sempre, ma in Germania raga, piove così tanto. Perché se piove così tanto io voglio trasferirmi in Germania. Io adoro la pioggia, raga. La cioè il, il fatto di uscire di casa quando c'è la pioggia, ovviamente non è il temporale, raga, ma... La pioggerellina leggera, mamma mia, è una roba tipo, oh sì, che bello. Mi piace proprio, raga, mi piace proprio troppo. Infatti... In futuro vorrò andare a trasferirmi in un posto dove piove sempre. Io sapevo che pioveva sempre in Inghilterra, invece a quanto pare piove sempre in Germania, se, se è realistica questa cosa. Non lo so se è realistica, però. Io sono, tu sei, egli... Puoi dire Forza Borussia Dortmund B? Ovvio Forza Borussia Dortmund B Siamo la miglior difesa del campionato, guardate Partite giocate 30, gol subiti 23 Ma non c'entriamo noi in questa cosa Quanto tolgono alla Juve? Dicono 11 punti, raga Buh, ormai non si capisce più niente Gli ne hanno tolto 15, gli ne hanno ridati, mo ne tolgono 11, poi gli ridaranno Secondo me, raga, finisce il campionato E nessuno può stare tranquillo per festeggiare la Champions o altro Perché poi magari ridanno i punti alla Juve a luglio, che ne so Dovranno fare poi una sentenza definitiva. Anche perché la UEFA penso che dia dei tempi limiti per comunicare le squadre che vanno. No non lo so. Appaiaia. Non ho ancora capito cos'è sto appaiaia. Regno ma... Unito piove sempre per il fatto della corrente del golfo. Ma cosa c'entra, bro? La pioggia non dipende dalle nuvole. Eh? Cosa c'entra? Cioè, non penso che la pioggia dipenda da quello che c'è a terra. O forse sì. Non lo so, raga. Io. Non ero forte in scienze. E poi. A pensarci, sarebbe stato bello essere... Cioè, scienza è bella, raga, non so perché non mi interessava quando andavo a scuola. Quando... Ad, raga, da quando ho smesso a scuola ho rivalutato molte materie, cioè ho detto cavolo, ma avrei potuto studiarle meglio quelle, perché comunque erano roba interessanti. Cioè, ovvio che vi dico non matematica, cioè matematica tipo no, latino no, però scienze, fisica, fisica nei limiti. Eh... Materie, filosofia, super interessante. Solo che era materia che... Boh, finché vai a scuola devi studiare per avere il voto, raga, non, non c'hai voglia di, 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 di... Cioè, studi perché devi, non perché ti interessa, ecco. Perché purtroppo il sistema italiano scolastico è un po' fatto così. Cosa ho fatto? Oh! Ma che cosa? Raga, ho sbagliato... Ma, ve lo giuro, raga. Io, allora, ho ho, volevo fare un tiro normale? Raga, volevo fare un tiro normale, ve lo giuro. Per sbaglio mi, ho premuto il tasto L1 e mi è venuto fuori il pallonetto. Ma... Raga, mi è venuto fuori il pallonetto, sembravo Francesco Totti. Ma guarda te. Pallonetto perfetto, tra l'altro. E poi sulla ribattuta... Cosa, cosa ho fatto? Non ho capito. Sulla ribattuta l'ho toccata io. Ho calciato, ma non l'ho toccata, purtroppo. Raga, follia sta cosa. E poi la palla stava entrando. Vabbè, follia raga Ciao Mati, come stai? Ragazzi è arrivata la buba Mati è la buba Assurdo comunque Meno sto guardando il tuo video nella tv e la tua live nel cellulare Tu sei il fan numero uno, Bru Tu sei il fan numero uno, ciao amore comunque Ragazzi, Matilda è, è la mia fidanzata Che ovviamente è anche moderatrice Ed è quella che è apparsa oggi nel video speciale Dei 100.000 iscritti Attenzione Olanga Yunga. Olangaio, e Longo Yombo, scusate, me la passa Venom. Io la passo, io la passo. Non sono egoista, non siamo egoisti. Pensiamo alla squadra. Vamo. Buono, è arrivato pure Carletto. Se ne va Christian, arrivano altri due mod. Matilda e Carletto. E tornate nel vostro mod preferito. Adesso faremo un sondaggio. Faremo un sondaggio. Faremo un sondaggio se preferiscono Carletto o Matilda. Chi preferite come mod? Allora, mettiamo anche Buba. Mettiamo anche Buba. Allora, Christian, Carletto e Buba. Vediamo chi è il mod preferito. Buba. Vediamo chi è il mod preferito della chat. Questa è importante, eh? questa è importante. L'elezione del mod preferito. Io sono Buba. Io sono Buba. Buba però non è stata istruita sulle regole della moderazione, quindi... <ride> Io non sono una vera mod No no tu sei una mod Lo diventerai la mod C Cosa ho fatto? Vabbè ho, ho, mi sono fidato troppo sia di Longoyombo che del mio piede raga Dovete votarmi lo stesso Ragazzi chi risponde errato ban No non è vero Non è vero Non ascoltate Carletto che vi sta minacciando Occhio a Dennitz. Dennitz. Dennis dentro, Dams. Oh, wait, wait. Wesh, wesh, wesh. Bravo, Dams. No, 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 no. Fermarsi, Samson. No, fermarsi ancora. Zimmerspiel. No, no. Ok. Vediamo cosa hanno votato. E ha vinto Buba. Al secondo posto, Christian. Anzi, Christian e Buba uguale. E. Carletto 19 punti, Carletto mi spiace, ma anche se non continuo Buba, hai super perso. Stai perché questo? Perché tu non ci sei mai. Sei sempre assente, la gente apprezza la super presenza di Christian. Mi spiace, infatti Christian ha vinto 41% contro 40. Mi spiace Carletto, devi essere più presente nelle live. mi Spiace, spiace Carletto, spiace. Eh no Carletto. Adesso che se sarai più presente vedrai che poi vincerai te. Christian è amato. Christian è sempre presente. Christian eh, non è come te a tempo, a tempo part time. Christian è a tempo pieno, full time, un lavoro full time. Il tuo è più un lavoro così, diciamo. Occasionale. Mentre Mati è proprio quando c'ha a voi. Mati è a chiamata. Secondo me Christian è l'unico serio. Eh, Christian se la fa. Carletto meno palestra e più moderazione esatto. Tesoro sto dando la patente. Ma sì, ma Carletto ma ogni volta hai una scusa. E prima è la patente, poi è la scuola e poi è quell'altro. Carletto è un anno che dici così. Carletto. Io sono mod per diritto. Ah. Solo perché sei una ragazza. Ciao Flavio, di che colore te li farai i capelli? Eh, non posso dirlo, bro. Creeremo poi un po' di hype attorno a questa scelta. Vedremo, vedremo. Lo decideremo, cioè. L'ho già deciso, raga, però dovrò studiarmi un piano per diffondere la cosa. Ora torno a studiare, e eh, eh, non va bene però, moderatrice, non si può stare 7 minuti, neanche 5 minuti in una live da moderare, eh. Puoi dire parte cristiano, Siu! Parte cristiano, Siu! Capelli red? No, no, no. Capelli rossi se gli era fatti... Mattia Smania conosciuto come Flocox Chi di voi conosce Flocox? Un noto streamer di FIFA Però lui fa sull'altra piattaforma Non su Youtube Nuovo iscritto, grande Popotamus Il buon Mattia Smania, esatto Studi sempre, bravo Oh uh. Oh uh. Bravo Semic Dentro? Passamela? Vabbè. Com'è che ne. Come Venom non è più in campo? Vabbè, Venom non è più in campo, ok. Mi hanno giocato bene secondo me, abbiamo fatto l'assist. Vabbè. Com'è che nessuno conosce Flocux, Hai salvato la tua ragazza? Che vuol dire Momo il boss? 2 a 2? Chi ha segnato? Ditemi di nuovo ai Sharawi, vi prego. La quinta lettera dell'alfabeto: A, B, C, D, E, La quando raggiungi 200k ci esci la via di casa tua. Tu la sai già Carletto la via di casa mia. Non fare il furbacchione. Non fare il furbacchione, Carletto. Appagnagna. Secondo te quanto sarà Osi 95 spero. Han tolti i punti alla Juve, ufficiale? Vediamo. Ufficiale 10 eh? punti Vabbè. ragazzi qua 10 <ride> sì, punti sto vedendo adesso. Ma non, non capisco, raga io. Glieli tolgono glieli rimettono, glieli ritolgono. 10 punti sarà la Juve. Vabbè. Tanto poi glieli ridanno, raga. Quindi mo la Juve com'è in classifica? Non va in Champions ovviamente. 69 59 se vince stasera va a 62, Ma ah, non va in Champions ovviamente, perché l'Inter a 66, vabbè, andrà in Europa League, che roba raga, che roba. Ti posso raccontare una storia, c'era una gara su FIFA e io ho battuto 1-8-0, bravo bro. Vabbè comunque follia, follia, follia davvero, non, non capisco queste cose raga, non le capisco davvero io. Vabbè, ah meno 10 alla Juve. Eh, doveva così, fratelli. Chi ha segnato nella Roma il secondo gol? Matic. In che senso Matic? Come fai ad avere Matic al Fanta bro? Che calor, che calor è la dicotteca, che calor. Io sto vedendo una cosa, eh. Mamma mia. Che calore. Arriva, sto vedendo solo una cosa, ragazzi Che calor, è la discoteca, che calor. Che calor, aspettate un attimo che sto valutando una cosa, 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 cosa. Ok. Ok, ho letto tutto quello che dovevo leggere. Fai vedere tua sorella, non penso sia disponibile mia sorella adesso. Cosa stai dicendo, Barbato? Qualcuno mi banna, mi banna, Barbato? Carlo, banna, banna, Barbato, Barbara, Barbato E il è assurdo, raga Cosa abbiamo di obiettivi? Ma sei italiano, sì Percentuale dribbling, 3 tiri in porto, ok Carletto mi banni Barbara Barbato, grazie Carletto, Carletto fai il tuo lavoro, adesso Carletto sicuramente non ci sarà più, perché Carletto arriva e sparisce, Carletto, 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 io dirò Carletto finché non arriva, Carletto, 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 intanto vado, 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 vado. no, ho miscliccato, eccola lì, eccola lì. ha sbagliato, ha sbagliato, chi ha, chi ha bannato Carletto, Carletto ri rimedi i tuoi errori per favore, grazie. Bene, ma larga per bueno. Kane. Passamela. Ma cosa tiri? Ma cosa tiri, bro? Ma cosa tiri, bro? Oh! Oh! Doppio passo! Iii. Voglio sbloccare l'archetipo quello lì, raga. Troppo voglio sbloccarlo. Però 8 punti, ragazzi. roba è 8 punti, raga. Mamma mia. Ok. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Sono tanti 8 punti, eh. Grazie ragazzi Ho timoutato al posto del ban Bravo Bannala va Che una che scrive quelle cose Ti fai i capelli giallo neri per la Ma raga Sapete che sarebbe una buona idea Non Non Non, non pe... Sarebbe figo Metà gialli e metà neri Bello però no Grazie ragazzi Cosa Cosa grazie ragazzi Carletto Carletto Stai bravo va Questa mi andava a penombra. Io magari mi ordino una pizza. Però la pizza l'ho mangiata ieri sera. Mm. Cosa potrei ordinare? Qualcosa posso ordinarmi, raga. Ah, panino lo vorrei tanto. Un panino. Però sempre panini prendo. Poi, raga costa tanto ordinare, comunque. Cioè, non so perché, ma ordinare rispetto che prendere normale. Cioè, se vado a prenderlo costa molto meno. Ordinarlo è una roba che bu. Tra la spedizione, cioè la consegna e il sovrapprezzo E, e l'ordine minimo. Ti partono 15 euro per un panino. Ah, ma posso ordinare da murgheria adesso. Tra 10 minuti ordino, va. Ricordatemi, ragazzi, tra 10 minuti di ordinare il panino. Da murgheria Murgheria. Posto molto buono, Murgheria. Ma chi ti supporta a te? Ma a me chi? Prenditi un poke, non mi piace il poke, non mangio verdure. Sì, lo so, sono una persona strana ma non mangio verdure. Comunque io più ci penso, raga, ma pensare di essere qua, che sto giocando con 550 persone che mi stanno guardando, non lo so, se ci penso mi viene male, raga, quindi non ci penserò, non ci penserò, non ci penserò mai più a questa storia della nostra vita. Ecco, se penso pure che sto cantando canzoni molto di dubbio gusto. Come me, no, ma Mac, raga, ma eh, vi sto dicendo, ordinare su Globo, già, è un problema, cioè... Ora, non è che devo fare il tirchio, però, allora, tu, se vai al Mac con 6,90€, c'hai eh, panino, patatine e Coca-Cola, ok? Anche meno, perché poi gli sconti con l'app. Se io devo ordinarmi panino, patatine e Coca-Cola da Globo, raga, secondo me viene almeno 14€, cioè, ma non ha senso, non è che... Non voglio regalare soldi così. Ma no, ma raga, non è che sono dinosauro, però non è corretto, non è corretto regalare soldi, quindi... Quindi vediamo adesso. Magari mi ordino un panino da... Murgeria! murgeria. Passa. Ok. 0-0. Eh, sta partita puzza, raga. Puzza. Vediamo se riusciamo a risolverla. Se la risolviamo noi è ancora meglio, però basta che qualcuno Ma dai, no, non l'ho manco chiamato il passaggio. Scusami, io devo andare. Eh beh, tranquillo, Simone. Non è che devi giustificarti, eh. Piadineria, eh raga, l'unica piadineria che ho vicino a casa purtroppo la sera chiude alle 8 e mezza La piadina me, me la collavo una grossa piadina raga Io vorrei anche un toast magari C'è un posto che si chiama K-Toast raga che è devastante K-Toast, l'ho preso sabato sera il toast, da K-Toast Però vorrei più un panino che un toast Ho preso un toast con um, guanciale e da com come il panino, ovviamente. Mancava solo la carne. <ride> Guanciale da veramente buona, raga. Veramente veramente buona. Però me la collerei un grosso panino, io. Eh. Adesso, faccio sta partita e poi guardo il panino, va. Guardo un attimo il panino, perché non mi ricordo da dove si ordina. Per so perché è un posto strano sta cosa qua. Non, non, non c'è su globo, tipo, non lo so. Oh, oh? niente. Bisogna ordinare tipo dal sito. Bu. Chiudi la live, vai a mangiare al ristorante, magari con una ragazza o un ragazzo. Ma che stai dicendo, Davide? Ah, oh, no, Davide, qua ci sono tante cose che non vanno nel tuo messaggio. Allora, La prima è che sono in live, mi piace, ci sono 600 persone, non vedo perché dovrei chiuderla, non lo farei mai di chiudere la live prima. Quindi, prima cosa che va male. Poi vai a mangiare con una ragazza o un ragazzo. Uh, sono fidanzato quindi se ipotizzavi Con una ragazza o un ragazzo per Cercare l'amore Sono fidanzato e se invece Ipotizzavi con un amico non penso che troverei Un amico dicendoglielo in questo istante Ehi ciao vieni andiamo a mangiare Quindi c'erano tante cose che non andavano Che non andavano No Carlo tu ci, arrivi, ci metti troppo ad arrivare Lascia perdere Ma poi non ho voglia di uscire di casa cioè Sono stanco sono andato in palestra Ora voglio vedere cosa risponde Davide Ravera però, prima vorrei anche vincere questa partita, ma. La vedo complicata vincere questa partita. Davide Ravera, aspettiamo una tua risposta. Ma, ma si, si muovono i si, signori, cioè, Ragazzi! Ok? Ok? Eh, sono andato a schiantarmi. Forza Napoli, va bene. Ah. Per la cronaca ci metto 10 minuti. No, Carletto, non c'ho voglia. Perché poi ti dovrei cacciare. Cioè, Stasera devo registrare. Quanti punti hanno dato la Juve? 10: Così, a caso. 10 punti di penalizzazione. Vabbè. Intanto, qua, tristissimo 0-0, ma posso dire che è stata una prima noiosissima. Non è successo niente. Comunque, era una mia opinione. Sì, ma non aveva senso, Davide. Era molto in tono aggressivo. Te lo posso dire. Ok, vediamo un attimo se Murgeria si può ordinare, va? Murgeria! Non è buono, è Murgeria. Andiamo un po', va Accedi con Facebook, no, accedi con Facebook anche no. Accedi con Apple. Vediamo se funziona, accedi con Apple, va. Murgeria, è molto buono Murgeria. In questo momento non ci sono punti di vendita compatibili. Ma come non sono? Forse è chiuso il lunedì Murgeria. Sapete che forse è Murgeria è chiuso il lunedì, vediamo. Murgeria. Murgeria aperto. È aperto, ma non è chiuso, ma cosa dicono? Murgeria. Allora, se è aperto, io devo capire come ordinare. Aspettate, ora capiamo come ordinare. Forse l'app non funziona più. Murgeria. No. Allora, andiamo sul sito di Murgeria. Murgeria, non si so murgeria. Non lo so perché è i punti alla Juve. Non lo so, ragazzi. Perché si può anche ordinare da globo, ma secondo me da globo. Vai a spendere un fracco. Vediamo. Proviamo a ordinare da globo. Quanto dura ancora la live? Buh. Ora capiamo se ordinare un panino. Se mangiarlo insieme. In murgeria, vediamo se c'è murgeria. Non so c'è murgeria. murgeria, raga. Ah, c'è murgeria. 1,49€ di consegna, manco troppo. Però, vedi, costa di più. Ma perché? Ma perché? Adesso io vado sul sito di Murgeria. Allora, Murgheria, ce cioè l'abbiamo un sito. Eccolo qua: Murgheria.com Vediamo un attimo. Eh. Facciamo: Clicca per ordinare a domicilio o da sporto. Inserisci il tuo indirizzo, via. <ride> non ve lo dirò, allora, Via. Nanna, 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 numero... Uh -uh. Ok, l'indirizzo l'abbiamo messo, ora... Domicilio o asporto, si dice? Domicilio, vuol dire che me lo portano a casa, no? Domi... Raga, domicilio o asporto? Domicilio, no? Domicilio, ok. Domicilio... Grazie. Domicilio. E vedete che costa meno, raga? Costa meno, allora io voglio un... Mu form bacon, ma devo fare... Ah no, ma costa uguale, 10.50. Però voglio quello con patatine, ok, voglio mu form bacon con patatine. E dov'è? Allora, io vorrei un mu form bacon con patatine. Hamburger con patatine. Hamburger con bibite e patatine addirittura. Wow. Questo è solo con patatine. Vabbè, 10.50 me li accollo. Desideri personalizzare il tuo menù? Eh ma non... Ah comunica al ristorante se vuoi togliere un ingrediente Perfetto Allora diciamo Togliere dal panino Voglio dire cosa togliamo raga Togliere insalata Togliere dal panino Insalata E cosa dobbiamo togliere anche? Maionese E pomodori Togliere il panino insalata Pomodori e maionese. Fine. Quindi rimane hamburger bacon, mix di formaggi e ketchup e pepe. Gaza? Gaza. Muu, se non è mu, non casa. Devo scegliere la bevanda che preferisco. Ma la Coca-Cola. C'è una coca cola. C'è solo so la Pepsi. Vabbè, prendiamo la Pepsi. Prendiamo la Pepsi. E facciamo aggiungere il carrello. Eh. Me l'hai aggiunto al carrello? Vai alla cassa. Vai la cassa. Ma come devo accedere? Ma io non li so i dati, raga. Ma non so i dati. Proviamo a accedere, ma non so i dati. Ma mai nella vita so i dati. Ma che ne so dei dati, io, raga? Vediamo. Vediamo. .com. .com, 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 .com nei siti. Sto provando a accedere, raga. Ma... Mu oh, era giusta. Mamma mia. Ma com'è 13? Ma come? com'è... Furto. Furto. Vabbè, vediamo se mi fa pagare con Apple Pay. Oh è scomoda raga questa cosa, ve lo dico è molto scomoda È molto scomoda no mi, mi. facciamo da globo va oh, ma non capisco niente io oh, 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 mamma mia che incubo raga Il problema è che tanto non mi farà pagare con Apple Pay Quindi sarà tutto inutile questa cosa Togliere Insalata Pomodoro E maio eh, Raga alla fine ordinerò con uh, Ordinerò con Glovo Cioè nel senso, Sicuramente Se orario di consegna tra 10 minuti Anche no magari Mettiamo 21,15. Vediamo vai alla cassa Vediamo se c'è Apple Pay No Contanti Paypal o Satispay io non ho contanti, raga. Io vivo senza contanti, questo è il problema. Furto prendi solo il pane. No, ma infatti balza. Torniamo su... Murgeria, murgeria. Mi, mi stanno fregando, raga. Mi stanno fregando. Io mi ricordo che se vai a prenderlo lì, raga, vi giuro, che costa 10 euro. Panino, Coca-Cola e patatine. Ciao Max! Ciao Max! Ciao Max, grande Max. Però il problema è che raga, su mm -hmm. su Glovo è tutto perfetto, ma non mi fa togliere gli ingredienti, quindi secondo voi se io lo scrivo Vediamo un po', eh. No, no raga, basta, balza la murgheria mi ha rotto, scusate. Ordiniamola da qualche altra parte. Ordiniamola da qualche altra parte, tipo uh, un goloso Burger King, Bello Crasto. Un Burger King bello crasto, raga Però 2,49€ di consegna, insomma Ma poi mi rimane sullo stomaco il Burger King Boh, raga, eh, non ordinerò, mi sa Io volevo mangiare qualcosa di bello schifoso, ma... Vediamo se c'è il McDonald's McDonald's mm. Mangiate un'insalata, non mangio verdure, raga Puoi chiedere... Il nuovo stipendio? No, non si può più. L'abbiamo già appena chiesto. McDonald's è goloso, ma... Oh, promozione. Oh, oh. Panini e menù. Oh, abbiamo trovato delle cose interessanti al McDonald's. Ah, sì. Vabbè, ragazzi. Vabbè, ragazzi. Ho capito cosa faccio. Finisco la live e vado a pigliarmelo... Vado a pigliarmelo dal vivo in murgheria, va il panino. Ok, niente. Farò, farò così. Andrò, andrò a pigliarmelo dal vivo in murgheria. Perché non, non mi fa pagare con Apple Pay. Non c'ho contanti. Quindi... Detto ciò, posto ciò, uh, proseguiamo raga, proseguiamo siamo contro il Beirut, 19 esima in classifica. O magari non mangerò stasera, non lo so. Cioè no, mangerò ma non so come. Flavio Drago, io Flaci sono fine 50. Va bene. Ah, Flavio Tiranosauro. No, ma perché non, non è Volevo pagare anche di più ma non mi fa pagare con la carta e io non ho contanti a casa. KFC, mm, puzza, cioè, penso puzza, che non mi piace troppo il KFC. Dai, gioca, certo Sabrina, adesso gioco, eseguito gli ordini Sabrina, tutto ciò che tu dirai lo farò. Sabrina, Sabrina. Sabrina, Sabrina, scusami eh, se dopo un'ora e 42 di partite ho preso 5 minuti per guardare cosa mangiare per cena. Scusami Sabrina, non lo farò più, te lo giuro. Ho fatto 66 gol in Ligana esordiente E eh, ho capito ma dov'è il bello di giocare esordiente bro Tu devi giocare a leggenda Bisogna giocare a leggenda che è la massima difficoltà umana Perché poi estrema sapete anche voi che È un po' un problema estrema ecco Quindi buh però Non lo so io raga per come sono io non mi piace giocare a difficoltà più basse di quella massima Peccato fuori gioco Ciao Angelo perché sai il mio nome? Vabbè c'è scritto ovunque Poi devo cenare eh Max ti vuole poi eh per cena Fa un gol. Bro, two hit personality. No, no, no. Cioè ho capito cosa vuol dire, ma non l'ho contestualizzata questa cosa. Bro, prendi personalità. Ah, su su con Angela forse. Boh. Comunque stiamo perdendo contro la diciannovesima in classifica. Io non vorrei che si rapisse il campionato, eh. Potremmo anche simulare le ultime, raga, e vedere. Us. Potremmo anche simulare le ultime, Dicevo e vedere che squadra ci vuole. Non lo so, vediamo adesso. Se no la, 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 la cambiamo mercoledì Non lo so In effetti so, sono tante partite Non abbiamo calcolato così tante Tra me sta venendo fame Venom Venom è, Venom è partito Venom è partito Venom è partito Venom è partito Venom se ne va Prosegue Ho perso il ritmo con quell'ordine del panino Ma dai ma che brutto tiro Bru ma che brutto 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 tiro Brutto tiro brutto tiro brutto tiro brutto tiro Ciao vado a la io Ciao Jacopo io mi sa che non ho più da zon. Mi sa che non ho rinnovato l'abbonamento. Non lo so. 10 punti in meno la Juve. Guarda. io Ho concluso le parole. Aia, stingerer, stingerer, Stinger, stingerer, Stinger, stingerer, stingerer. 2-0, no. Oh, mamma mia, che miracolo ha fatto! È la nostra occasione, raga. E longo yombo, e longo yombo per Iberwane Berwain. Ma Mandami, bravo, sfruttiamo la velocità che non abbiamo. Venom, se ne va. Venom, persiste, insiste. Da solo, cosa fa? Salta pure il portiere, ma dai, che tiro brutto, avevamo fatto tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Sì, Carletto, se magari non lo ricordi, potrebbe essere una buona idea. Che dici, Carletto? Come vuoi, eh? Marketing meno 10 dai Carletto Ah il mio nome l'ho detto nel video di oggi Sì mi ho detto solo il nome Non ho detto il cognome Però vabbè il cognome c'è scritto su Instagram raga Quindi Ocho 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 a Weber ocio. Superocchio, superocchio, Caima, Super Occhio superocchio, Occhio Kaima Super Super Occhio Purti Ma possiamo mai perdere 2 0 contro 19 Ah ok ok ok. Ma sì Carletto lo so Io lo sai che sono sempre sul pezzo su queste situa cioè, non mi troverete mai impreparato Non mi troverete mai impreparato su queste cose Ma ti ho detto che non ho manco da zone. Purtroppo non ho rinnovato Dazn Non so perché mi sono dimenticato di rinnovarlo Dazn E ormai il campionato è finito quindi Anche perché L'unica partita che mi rimane di interessante a vedere è Juve-Milan Ma tanto quando c'è Juve-Milan io sono in trasferta a Udine Per quel torneo che vi sto parlando sempre nelle storie Quindi boh. Va bene così dai Che palla di Willy Fate gol di prego Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ah Sbaglio sono un po' di partite che non segna Willy, raga, ma un po' tante. Qualcuno di voi mi sa dire da quante partite non segna Willy? Secondo me, è troppe. Cioè. Sono appena arrivato, eh, abbiamo quasi finito. No, non ce l'ho, FIFA Mobile. Più che altro ho sonno. Infatti mi fa bene magari uscire a andare a prendere il panino, raga. Magari me lo mangio proprio lì. Perché ho sonno, non so perché. Ho proprio sonno. Eberwain, Eberwain, passa, Eh, tz, tz, tanto è vicino casa, Murgheria, forse non dovevo dirlo che è vicino casa perché adesso la gente verrà a cercarmi, aiuto, aiuto, vabbè tanto tra poco mi trasferisco, Venom, no, no, Venom quando cambi squadra? A fine campionato Carletto, quanti ban hai fatto oggi? E quante sospensioni hai fatto oggi? Cerchiamo di riprendere questa partita. Mi chiamo Flavio. O mi chiamo Venom. O mi chiamo Flavio Venom. Alcuni mi chiamano... Ciao Flavio Venom. Tanto 2-0, raga. Cioè, incredibile. Siamo... Per... Siamo 2-0 contro 19, ma in classifica. Ma che roba è? Cioè, dobbiamo riaprire il campionato così. Vabbè. Partita è indecente, tra l'altro, questa. Ma poi mi ha preso un sonno. Io di solito vado a dormire alle 3 di notte, ma c'ho un sonno che. È Vabbè, però stasera registriamo, registro quello di caressa, va? Ah, peccato, non l'ha fatto d'esterno. Raga, un po' di tifo, un po' di tifo qua mi serve, che sta partita sono un po' demoralizzato. Stiamo giocando male? È un po' che stiamo giocando, è un po' di partite. Bravo, ripassamela, io lo provo, raga, questa volta deve entrare! 6 sì! Primo gol da fuori di Willy Venom. Bellissimo, bellissimo. Che gol, che gol, dai. Aveva appena detto che serviva tifo, raga. Boom, che gol, tra l'altro. Che gol. Fammelo rivedere, Beppe. Bellissimo, raga. La passa. Si stacca dalla marcatura. E boom, bellissimo, bellissimo. Venom il colibri Venom il colibri Beh non potevamo perdere 2-0 contro sta squadra raga Come si chiama sta squadra? Il Beirut Mamma mia Beirut tra l'altro penso sia una città in Israele oh, Non lo so perché eh, Avevo studiato per un esame all'università a Beirut Tra l'altro Beirut non è il video dove La città dove ha fatto il video Luis Tipo che aveva fatto Beirut a Beirut Cioè faccio dei Rutti a Beirut Qualcosa del genere Beirut. Qualcuno mi cerca dov'è la città di Beirut, raga Me lo può scrivere O se lo sapete scrivetemelo In che stato è Beirut Ah Come faccio a essere a rischio sostituzione Che ho fatto gol Vabbè Dai Fallo questo però Eh fallo ok Israele Libano Ah Libano ok Libano Libano ok mi ricordavo Israele. No, Palo. Non eravamo noi, però, vabbè. Sarei stato contento. Ok. Venom. Se ne va. Tergiversa. Si gira su se stesso. Venom. Corridoio dentro. Chiama lo scarico. Eh, non glielo danno lo scarico. Oh oh oh. Gol. Ma dai. Ma dai. Savaru con te E tu non devi mollare Abbiamo un sogno nel cuore Willy Venom Diventa campione Diventa campione Diventa campione Diventa campione Il campione dei che? Che siamo in serie C tedesca Non lo so però vabbè. Willy Venom Vinci la scarpa d'oro Doveste dirmi Passamela Ok ok raga 88 È il nostro momento Un assist da qui Inventiamo qualcosa Inventiamo qualcosa Non so cosa Ci crediamo Ci mettono giù Non molliamo Perché l'ha passata lì Ce la ridà VENOM Venom! Willy Venom! Willy! Willy-willy! Willy Willy Venom Willy! Willy Willy! Willy Willy Venom Willy! Willy Willy! Willy Venom Willy! Willy Willy! Willy Venom! Mamma mia, doveva essere un assist, raga! E invece è diventato un gol! 2-2, la recuperiamo al novantesimo! Doppietta di Sir Willy Venom! Eh, L'ho detto raga, è il nostro momento It's time to shine It's time to shine It's time to shine Tanto Glovo mi dice Sappiamo che è stato un colpo di fulmine Concludi ora il tuo ordine da murgeria Spoiler su video di domani La 3 years to glory con un ospite. Bene 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 Bene, 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 direi. Bene, 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 bene. bene, 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 bene. Bah, 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 bah. Campionato, uh, ma come possiamo che ci hanno ripreso? Non possiamo simulare, raga. Non possiamo simulare. Però io non so come facciamo a finire la stagione. Quante ne mancano di giornate? 34, 35 5 giornate mancano, raga. Simulo? Dai. Eh, però, vabbè, dai, simuliamo. Si può simulare. Dai, raga, simuliamo le ultime 5 e vediamo in quale squadra andiamo. Dai, simuliamo dai, dai, va bene. Però purtroppo così non, non miglioriamo. Oh, abbiamo pure segnato, ma non conto, ovviamente. Che non abbiamo segnato noi. Simuliamo dai. Ovviamente caleremo un po'. Però vabbè. Simuliamo così vediamo in che squadra andiamo, raga. Tanto è la fine di stagione. Vi va bene simulare no? Aspettate, vi faccio il sondaggio. Simulo Ok, vi faccio il sondaggio. Così vediamo in che squadra andiamo, va No ma non li aggiungo i gol che non faccio io raga. Cioè, ovviamente non li aggiungo i gol Se non li faccio io Ok, simulare vi va bene. Perfetto. Facciamo solo gli allenamenti. E vediamo che squadra ci prende per la prossima stagione. Momento cruciale questo, raga. Siate presenti che dovete votare voi, raga. Non siamo in tantissimi, ma siamo in 500 e dovete votare voi. Allenamento. Ok. No, raga, i gol non li metto se non li faccio io. Se non li faccio io, i gol non li metto. Non, non ha senso che li metta. 0-0 uh, brutta. Speriamo che venga una squadra buona. Eh, vediamo. Venom, ti ho cambiato la... Mi hai cambiato la vita. No, bro. Dire queste cose. Cioè sono contento, eh. Ma non... non dite queste cose. Non che vi ho cambiato la vita, raga. Sono altre cose che vi cambiano la vita. Poi sono contento se vi ho aiutato, però. O Malleo si Sembra Messima è Venom. non suona bene. Dovrebbe essere l'ultima giornata, questa. Capito che c'è la Juve, raga? Andate a vederla se volete, io finisco qua. O tenetemi in sottofondo. Ah ok, questa è l'ultima giornata. Purtroppo non stiamo salendo tanto perché, eh, ovviamente, però. Avanza. Ultima giornata. Campionato vinto. Vediamo se chiudiamo con una vittoria. 3-0, perfetto. Forza viola. Va bene, forza viola. Ok, campionato concluso, raga. Purtroppo non abbiamo visto la premiazione, ma non importa. E vediamo un po' che succede ora. Dobbiamo richiedere il trasferimento, aspettate. Dobbiamo richiedere il trasferimento. Vediamo cosa arriva, raga. È il momento. Questo è il momento, raga. Questo è il momento di decidere il nostro futuro. Come inizia l'ora 21? Non è iniziata la Juve. Ah, va, è iniziata la Juve. Allora, intanto qua abbiamo un'attività da fare. Leggi il libro. Vabbè, leggi sto libro, va. Sei il siamo il giocatore dell'anno raga Che bello Siamo stati i giocatori dell'anno Partecipa a una conferenza stampa Ringrazia i compagni o fai nuovi accordi con gli sponsor Eh Io farei nuovi accordi con gli sponsor raga <ride> Che bello 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 Ok allenamento dobbiamo farlo l'abbiamo appena fatto L'abbiamo appena fatto Dobbiamo richiedere il trasferimento raga assolutamente dai, dai. Uh, la mia carriera. No, ho sbagliato. Here we go Fabrizio Romano, vai. Richiedi trasferimento. Ce lo devono accettare, eh. C se non ce l'accettano è indecente, raga Che aspettate, che qua. Io devo fermare a fare gli allenamenti però, eh. E devo vedere se mi accettano il tutto, ok? Come bisogna stare attenti, eh. Ragazzi, se sto sbagliando qualcosa, ditemelo. Vai in vacanza con i compagni. Vai in un posto suggestivo per far colpo sui tifosi? O vai in vacanza su un'isola in una struttura dedicata al fitness? No. Nah. Facciamo questo, dai, vai in vacanza con i compagni. Anche se noi ce ne siamo per andare, però vabbè. Tanto i nostri soldi stanno aumentando. Abbiamo 30.000 euro. Uh, ok. Vediamo se è arrivata una email o qualcosa. Dove si vedono le email? La tua recente. Ah, oh, ma come fa? Oh, ragazzi, ha rifiutato la richiesta di trasferimento No, 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 io me ne devo andare da qua, raga Non possiamo fare un altro anno qua, ma non scherzate Richiesta di trasferimento, no, 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 raga, no Non stiamo un altro anno al Borussia B, ma che dite. Va bene tutto, ma due anni al Borussia B, anche no, eh Facciamo allenamento così sblocchiamo il livello 21 Perfetto, abbiamo 7 punti abilità disponibili E abbiamo, messo anche, abbiamo anche un nuovo slot abilità, raga anche un nuovo slot abilità, quindi aspettate un attimo, il mio calciatore. Crescita giocatore. Mettiamo l'ultimo slot e glielo andiamo a mettere subito. Migliore capacità del portiere, non ci interessa. Migliore abilità. Non ci interessa. Non ci interessa. Aumenta la capacità di compagno dopo aver recuperato il nella tua campo. Ruba pallone, tiro di prima. Aumenta la capacità di finalizzazione. Nel giocare durante i tiri di prima intenzione, colpi di testa. Eh sì, dai. Ti questo qua. Ok. E dobbiamo potenziarci di 7 Quanto è che costava la roba lì del dribbling? Costava 8, vero? Vabbè, togliamo una cosa, raga Ma c'è chi sa, Però meno 4 mm, 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 mm. Qualcosa che ci tolga poco, raga Io andrei a togliere uno da. Eh, vabbè, vabbè, vabbè tanto... Eh, però ci dà solo più 7 Andrei a togliere, che ne so, uno dai passaggi, dai Ma sì, andiamo a togliere uno dai passaggi Così abbiamo 8 e possiamo prendere L'archetipo L'ho preso? Sì, l'ho preso Abbiamo 100 ce... Cosa vuol dire che abbiamo 100 di controllo palla, raga? Ma cosa vuol dire che abbiamo 100? Abbiamo 100 di controllo palla e 97 di dribbling, raga. 100 abbiamo, guardate. 100. Gioco a leggenda. Gioco a leggenda. Ma cosa vuol dire che abbiamo 100? Vabbè, siamo dei fenomeni, raga. 100 di controllo palla. Ok, ok, va bene. Abbiamo 88 velocità, 95 dribbling e 75 tiro, raga. Mi inizia a piacere questo giocatore. Mi inizia veramente a piacere. Qua io voglio vedere se ci hanno accettato la richiesta, raga, vediamo. Intanto PSG ha vinto la Champions, io faccio gli allenamenti, come sempre. Attività. Servizio fotografico con lo sponsor. Ah, ci dà 50.000 euro? Ah, faccio... Uh, ma... Va bene. Iniziamo a avere soldi, eh? Uh, vediamo se è arrivata notizia sulla nostra... Richiesta di trasferimento accettata. Oh, verrai messo immediatamente sul mercato e ti avvertirò non appena aggiungerò un'offerta interessante. Attenzione, ragazzi, siamo sul mercato! Siamo sul mercato! Vediamo chi ci vuole. Devo inter uh, interrompi, ok. Perché devo fare gli allenamenti, raga. Devo fare allenamenti perché è fondamentale per crescere. Simula tutto, vai. Non lo so. Siamo 81 di over, raga. Mamma mia, quanto stiamo crescendo. Sì, però non arrivano offerte. Ma devo andare sulla posta per vedere le offerte, raga. Ditemi voi, devo andare sulla posta per vedere le offerte? Io non lo so. Datemi consigli, raga. Io non... Non, non ho idea, raga. No, semplicemente l'hanno accettata. Non sono ancora arrivate offerte. Ma non mi si blocca il tutto? Cos'è sta roba? Attività completata. Preparativi per il compleanno. È il mio compleanno? Riunisci i tuoi compagni di squadra per festeggiare il compleanno. Una festa con le persone a cui tieni, la festa più glamour di sempre. Una festa con le persone a cui tengo. Ma? A 40.000 euro di compleanno abbiamo speso? Ma non pensavo costasse così tanto il compleanno. Vabbè. Qua non arrivano le offerte, raga. Mi potete dire perché non arrivano. Ah, forse perché non eravamo ancora a luglio. Forse arrivano a luglio le offerte. Forse arrivano da luglio in poi le offerte. Me non sta ricreando YouTube Italia, no, raga. Siete sempre esagerati. Vi voglio bene, ma siete esagerati. Io no, non ho mai fatto la carriera quest'anno. Devo fare termina stagione, vero? Abbiamo vinto. Bene, termina stagione. Tra l'altro, gran stagione, raga. Gran stagione capocannonieri arrivano dopo. Vediamo. Ma come nessuno ci vuole, raga? Ma va, figurati se non vuole Abbiamo fatto una stagione. Impressionante! Non possono non volerci raga No no ci vorrà sicuro qualcuno Devo capire chi però No non è possibile che nessuno ci vuole No raga tremendo Devo rifare gli No Ah no posso rimetterli così Perfetto Devo solo rimetterli così Avevo già l'incubo che dovessi rifare tutto quanto Non avevo voglia di rifare gli allenamenti Ok, Simula tutto. Ok. Vediamo, raga. Vediamo, vediamo se arrivano offerte. Che ne so, magari arriverà qualcosa. No, le amichevoli ovviamente non si giocano. Ok, forse è arrivato qualcosa? No. Oh oh! Oh 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 oh! oh, oh. Prima offerta, ragazzi! Il Brighton il Brighton in Premier League, raga, mamma mia, che roba! Lasciami in aspetta, lasciami in aspetta. Lasciami aspetta, però facciamo una cosa va Faccio salva perché se poi per caso scade l'offerta andiamo a recuperarla Il Brighton raga bella Bella facciamo salva Così poi in casa andiamo a recuperarla Calma calma vediamo Vediamo tre offerte raga Tanto poi faccio i salvataggi in casa e andiamo a recuperarla Molto molto interessante il Brighton eh In Premier League Vediamo se arrivano altre due offerte e vi faccio il sondaggio raga Eh è scarso ma andiamo in Premier League Passiamo dalla serie C alla serie A raga noi siamo al Brusa Dortmund B, eh. Non siamo al Brusa Dortmund, A. Interessante il Brighton, raga. Molto interessante il Brighton. Ma come le big? Non siamo ancora pronti a una big, raga. Ci sta a fare un anno in una squadra così. Vediamo se arriva un'altra offerta, intanto. Farei mai un raduno? Mi sa che non si può fare a livello legale proprio raduno. Volevo farlo, ma. Sarebbe bellissimo andare al vero Bruce. Eh, ma se non arriva l'offerta. Eh, qua offerte non ne arrivano altre, raga. Mi sa che c'è solo il Brighton, sapete? Qua ci sono tutte queste partite di mezzo che non ci interessano. Vediamo, adesso vediamo se arrivano altre offerte, va. Noi stiamo continuando a simulare qua, ma. Non bene. Oh, siamo saliti di livello intanto. Bene, bene, bene. Saliamo di livello. Simula qua. Quindi intanto andiamo anche a potenziarci, raga. Piano piano. Mi spiace non giocare, ma. Eh, a che mese siamo, raga? Fatemi vedere un po' perché. Ah, siamo a luglio. Potrebbero arrivare offerte, in effetti, eh. Io voglio un'altra offerta, raga. Ancora un'offerta e poi decido insieme a voi. Anche perché adesso io, come faccio a.? Sarà scaduta quell'offerta lì. Però per fortuna ho salvato. Sarà scaduta sicuramente, vero? No, non voglio cliccare su notizie. Attività: Cos'è che ho? Voci di mercato: Fissi un appuntamento per sapere se. No, vattene prima di essere cacciato. Dichiari di es... in un podcast di essere pronto a partire. Vamo, vamo, siamo pronti ad andarcene. Ho visto, ho visto che la Juve era penalizzata raga. Uh, Notifica, ecco qua. E vedi, il Brighton non ci vuole più. Però, raga, ho salvato, cioè. Ho salvato, tranquilli. Tranquilli che ho salvato. In caso lo riprendiamo il salvataggio. Tranquilli, cambia niente. Qua inizia il campionato, raga. Qua inizia il campionato, raga. Io simulo e vabbè, simulo e vediamo poi insieme un attimo. Tanto riprendiamo il salvataggio in caso, non vi preoccupate. Vorrei almeno un'altra offerta per decidere quale delle due, raga. Vorrei almeno un'altra offerta, ma non arrivano. Non arrivano. Non arrivano offerte, raga. Ah, vado fino al 31. No, no, simula, simula, non ci interessa. Ci interessa. Se no, raga, vediamo il Brighton. Cioè, vi faccio l'offerta sul Brighton. Cioè, vediamo sul Brighton. Sapete sì, che non so cosa fare. Offerta? No. Mi spiace anche perdere tutto. No, raga, io andrei. Io tornerei al salvataggio di prima e valuterei con voi se accettare il Brighton, che dite? E eh, lo so che non so perché non arrivano offerte. Ma peraltro mi spiace che stiamo saltando un botto di pezzo iniziale di campionato. Stiamo saltando un botto di cose. Ah, eh, raga, vado avanti ancora di poco. Se poi non arrivano offerte, torniamo al salvataggio di prima e vi faccio il sondaggio sul Brighton, ok? Ok, siete d'accordo, sì. Oh! Ok, abbiamo la seconda offerta. Mamma questa è interessante, raga. Abbiamo o il Brighton o il Galatasaray. Bella. Faccio un secondo salvataggio, raga, aspettate. Faccio un secondo salvataggio. Bello il Galatasaray, raga. Allora, fatemi vedere un attimo i salvataggi, però. 20.58 era quello del Brighton, sicuramente. Qua facciamo quello del Galatasaray. Ok? E io adesso andrei avanti, raga. Per, per trovare una terza squadra e poi vi faccio il sondaggio finale tra tutte le squadre che abbiamo... abbiamo. Tanto mi piace questa idea, mi piace questa idea. Questa idea di fare questi sondaggi mi piace molto, raga. Bello, raga il Brighton è bello, ah, il Brighton siamo, spero, in Premier League. Non ho, non ho controllato. Eh, magari sono scesi. Il Galatasaray è molto interessante perché andiamo nel campionato turco. Adesso vediamo, raga. Vediamo se ne esce ancora una e vi faccio il sondaggio finale. Eh, infatti, fida ti aspetta, mi dici, ok? Mi dici, fida ti aspetta? Io aspetto, infatti. Son raga non, non possiamo pensare già di andare a Real Madrid, cioè non siamo un giocatore da Real Madrid eh. Vediamo se arriva ancora un'offerta Andiamo fino al 31, se no accettiamo una di quelle due Tanto ho fatto i salvataggi Raga Mi sta spiacendo molto simulare le partite Ma vediamo Se poi andiamo al Brighton tanto tutte queste cose Cioè torniamo indietro nel tempo Eh magari arrivasse la Juve Raga Vediamo intanto siamo vicini al 31 Raga siamo al 27 Scopriamo subito se arriva qualche offerta Vediamo se arriva qualcosa. Momento cardine, raga. Momento cardine della carriera. Qua si decide il nostro futuro. Con il Grata è bello, raga. Io qua continuo a simulare. Spero. T tanto in ogni caso, raga, poi torniamo indietro. Cioè. A meno che non accettiamo la terza squadra che è quella che appare adesso, poi torniamo indietro. Accetta il Brighton. Vediamo, raga. Adesso vi faccio il sondaggio. Tranquilli. Ok, siamo al 31, ultimo giorno di mercato. Vediamo. Vediamo se arrivano offerte. Valencia, Fenerbace. Sono solo voci o arriva l'offerta? Fenerbace, Valè. No, solo Fenerbace. Mamma mia, Fenerbace. Era meglio il Valencia, era bello il Valencia. Quindi abbiamo Fenerbace, Galatasaray e Brighton. Andiamo avanti. Fenerbace, Galatasaray e Brighton. Ricordiamoci che vi faccio il sondaggio, eh. Fenerbace, Galatasaray e Brighton. Vediamo se arriva qualcos'altro. Bello il Fenerbahce, raga. Sono due squadre turche e il Brighton. Vediamo se arriva un'altra offerta. Io sto andando avanti. Quando manca poi un'ora devo. Ok, vi faccio il sondaggio, raga. Vi faccio il sondaggio. Decidete voi, raga. È una carriera interattiva. Mamma mia. Ok, non è arrivata più nessuna offerta. Facciamo ancora un'ora, ok. Cosa facciamo? Ok, queste sono le squadre che ci vogliono Fenerba. Fenerba c'è Galatasaray. Brighton. O rimaniamo al Borussia B? Ragazzi, io non dirò niente per non condizionarvi. A voi la scelta. 3, 2, 1, vai. Vai ragazzi, tutto vostro. Tranquilli che possiamo tornare al salvataggio di prima e recuperare il tutto. Mamma mia, mamma mia. Che tensione, che tensione, che tensione. Ha tirato l'Empoli? Vabbè era palese raga. Non ho ancora guardato eh. Due, 300 voti è il momento di guardare raga. 64% dice Brighton. 3% dice rimane al Borussia. 29% dice Galatasaray. 5% Fenerbace. Allora, ragazzi, meno male che ho fatto il salvataggio perché andiamo a ricaricarlo. Inizia l'avventura di Willy Venom al Brighton. Speriamo in Premier League, lo scopriremo a breve. Qual era? 20,58% era Brighton, giusto? Dovrebbe essere questa. C'erano 50.000 euro a settimana, quindi c'erano 2 milioni all'anno. Perché sono 200.000 euro al mese, 2 milioni all'anno, accetto offerta, ragazzi. Siamo un nuovo giocatore del Brighton. Pum, abbiamo firmato. Abbiamo firmato, abbiamo firmato, raga. Mamma mia, 63% una vittoria netta del Brighton. Vediamoci allora la presentazione e poi vi saluto. Mamma mia. Eccolo qua, Venom, che dopo essere andato in Germania per studiare... Ed essere stato visto dal eh, Osservatore del Borussia Dortmund B Ha fatto un anno al Borussia in Serie C E adesso fa il salto di qualità Va in Premier League spero O forse in Serie B inglese non lo so Lo vedremo a breve Tanto lì c'è McAllister che si allena con noi Qua il mister che ci presenta i compagni di squadra Stiamo facendo le visite mediche Vediamo un po' <ride> Serie B ah! Serie B vabbè vabbè, vabbè 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 Che vi devo dire raga Siamo in Serie B Sondaggio di nuovo, raga. Sondaggio di nuovo. Sondaggio di nuovo. A questo punto, visto che siamo in Serie B, ragazzi. Visto che siamo in Serie B, cosa si fa? Tanto il salvataggio c'è. Rimanete. Votate Brighton in Serie B o Galatasaray e andiamo in Turchia. Vi, non vi metto Fenerba, c'è il resto. Vai. Sondaggio finale. Brighton in Serie B o Galatasaray? Certo che è Serie B la championship, raga. La championship è Serie B, certo. Certo che è Serie B, raga. Sondaggio non voglio vedere, raga. Non voglio vedere. Ve lo dico, non voglio vedere. Che roba però, dai, ma che roba è? 300 voti, vediamo. Mamma mia, avete scelto il Galatasaray, raga. Andiamo in Turchia quindi? Volete andare in Turchia? Ma c'era la senti Eh sì, a sto punto, raga, perché se no rimanevamo al Borussia in Serie B. Avete scelto il Galatasaray, raga. Avete scelto il Galatasaray, mamma mia. E allora carichiamo, torniamo al salvataggio del Galatasaray sperando di averlo. Qual era? Dovrebbe essere questo quadre 2101. Avete scelto voi il Galatasaray, raga. Io non mi esprimo. Uh, notifiche, eccola qua. Galatasaray c'erano anche di più. C'erano 60.000 a settimana. Ragazzi, e allora andiamo al Galatasaray. Ha scelto la chat. Avete scelto voi 2-0. Empoli, mamma mia, mamma mia. Povera Juve. Ci presentano al Galatasaray. loro dovrebbero essere in Serie A. Bella, bella, mi piace, raga. Dalla Serie C tedesca andiamo in Turchia a giocare. Al Galatasaray, insieme a Zagnolo, tra l'altro. Questo è il mister, tutto impegnato, col telefono in mano. Arriva di corsa, guardalo. Non ha tempo per noi. Forse siamo in Champions, è vero raga, forse abbiamo la Champions, 2-0 Empoli intanto. Forse abbiamo la Champions, è vero. Che bella che è la maglia del Grattataorai. Che bella che è, raga, mamma mia, maglie e pantaloncini bellissimi. Vediamo se siamo in Champions. Ok, siamo intanto in Serie A. Come faccio a vedere se siamo in Champions? UEFA Champions League, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Mm. Come faccio a saperlo? Raga, qua è il turno di qualifica. Vorrei capire se siamo in Champions. Qualcuno mi sa dire se siamo in Champions. Come faccio a scoprire calendario? E eh no, però calendario no perché non appare ancora. <coughs> e eh no, ma raga, non appare ancora perché ci sono i preliminari. Vediamo in Europa League magari. No raga, non appare ancora. Non appare ancora. Europa League. C'è il Basak Sheer. Ma manco qua. Boh, magari siamo, siamo passati diretti. Non so, lo scopriamo dopo raga. No, non avanzo di nessuna settimana perché... Ah, è vero, siamo ad agosto. Sì raga, possiamo avanzare di una settimana per vedere se siamo in Champions. Avete ragione, ma... Avanziamo... Champions League! Mamma mia! No, no, interrompo, 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 interrompo. Inter... Ma ragazzi, ragazzi, abbiamo la Champions. Abbiamo il turno di playoff di Champions. Non si fa adesso, ovviamente. Ma abbiamo il turno dei playoff di Champions. Mamma mia, che roba. Che roba. Il debutto in Champions di Willy Venom con i Galatasaray. Quindi abbiamo il playoff. Non l'avevo visto. Siamo contro Shramrock. Mamma mia, raga. Mamma mia. Mamma mia. Che spettacolo. Ah, qua devo... Beh, devo raggiungere gli esercizi, ovviamente, raga. L'avevo già fatto prima. Che roba, raga. Che roba. Che roba. Fantastica. Fantastica. Ah, facciamo una cosa, va. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Prima di salutarvi. Siamo insieme a Mertens, vorrei vederla la squadra adesso guardiamo la squadra, ma se ce la fa vedere. Adesso guardiamo la squadra. Tanto non siamo titolari purtroppo, però... No, facciamo un attimo delle cose, va attività. Oh, quante robe che abbiamo. Allora, abbiamo partecipato a una sessione di domande, fatto. Poi abbiamo recita nella docu serie sul Borussia Dortmund. Recita ci fanno recitare nella. Hanno fatto una serie tv sulla nostra ex squadra, mamma mia, spettacolare. Poi, questo cos'è? Mette a segno il gol che decide la partita. Che gol? Vabbè, non ho capito cosa. E incontra gli ex compagni, vogliamo incontrare gli ex compagni anche? Facciamo tutte le attività, va? Ok, incontrati. Va bene, abbiamo 149.000 euro. Tra l'altro, poi voglio vedere anche gli investimenti. Io vorrei, tipo, fondare un team e eSport. Ah, ok, così si fa... Ah, non fai niente, ok. Voglio anche fare un app, creare un'app per cellulari. E ora vorrei potenziare il calciatore. Quindi crescita giocatore. Vorrei potenziarlo perché abbiamo 4 punti abilità disponibili di nuovo. Oh, okay, che bello, sono cambiati i colori. Ah, bello, bello. Non so perché sono cambiati i colori, però sono cambiati i colori. Vorrei potenziare il giocatore nel. Vabbè, ah, il dribbling ormai abbiamo 100. Abbiamo visto. Quindi il dribbling lasciamo perdere. Inizierei a potenziare un po' i passaggi. Abbiamo 4 punti, quindi passaggi. Passaggi lunghi e visione. E un punto per passaggi lunghi. Che abbiamo 41 di passaggi lunghi, raga. Eh, magari dai. A quanto può arrivare? Eh, non è che può crescere tanto, eh, però vabbè. Ah, vabbè, 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 vabbè. Passaggi potenziati. In che squadra siamo? Siamo andati al Galatasaray e siamo 81 di overlo, raga Vorrei vedere solamente com'è la formazione del Galatasaray ma non me la fa vedere vero? Perché non siamo titolari No Allora possiamo vedere da destra Zagnolo, noi, Torreira e basta Ok ok ragazzi salvo Sappiamo già che siamo 1-1 e che ci farà entrare al 61esimo L'andata dei playoff di Champions League raga Io vi, vi ringrazio davvero tantissimo tutti quanti, ci vediamo mercoledì con la carriera e ci vediamo domani eh, sempre con i nuovi video. Ora sovrascrivo i salvataggi e ci siamo ragazzi. È stato, è stato un piacere essere con voi, alla fine abbiamo fatto più di due ore di live, sono molto contento, adesso vado in burgeria a mangiarmi un panino e vi voglio bene raga e se non avete ancora visto lo speciale sul canale andate a vederlo perché, perché merita. Ciao, un bacio, 3-0 Empoli, mamma mia.